Ritrovati con Bolaffi in compagnia di Lorenzo Lamorte. Vado a portare avanti questa maratona come l'ha definita Alessandro, dedicata alla grande numismatica con l'invito al collezionismo che avete visto nelle precedenti due ore. Siamo in diretta, sono le 17:25 e andremo avanti insieme fino alle 20. A, um, viaggiare attraverso la storia, attraverso la grande numismatica, attraverso quelle monete che hanno saputo sempre testimoniare in maniera oculare i fatti, gli avvenimenti. È una puntata che questo ho avuto anche qualcuno che mi ha sgridato, no? degli attenti telespettatori della diretta del lunedì, che mi hanno detto: eh, ma il venerdì hai portato delle monete, io non le ho viste. E qui signori c'è il grande venerdì della numismatica, sempre di più sta diventando un appuntamento importante e quindi anche oggi in questa diretta sarò lieto di presentarvi alcune novità, alcune anteprime assolute. Eh, vi ricordo e lo ricorderò ancora anche se qui eh, lo vedete alla destra del vostro teleschermo l'invito alla trasmissione di lunedì 25 aprile in cui come vi ho già anticipato, ma finalmente ci siamo arrivati, vi presenterò in compagnia di Elena la grande collezione dedicata alla storia del Marengo. Bene, a questo punto però direi di cominciare la trasmissione, o meglio di portare avanti la trasmissione, mostrandovi alcune monete, anzi mostrandovi una sorta di carrellata di monete. Sento già i telefoni attivi, operativi, se ci sono delle richieste, io sarò felice di mostrarle. Allora, allora, intanto la stiamo guardando con questa bella carrellata che Federico qui alla Camera, che saluto e ringrazio, Enrico e Regia, ci stanno regalando un primo colpo d'occhio di quella che è la grande proposta. I più attenti, i più attenti avranno già notato delle monete. Che eh, non hanno mai visto, dice cioè, ma cosa sono quelle monete? Eh sì, adesso ci arriviamo. Eh, no, rimani pure, ah, che... ah sì, bravo, bravo. Le, le... Ah, sorpresa, Federico dice sorpresa, hai ragione. Ma qui di sorprese oggi ne abbiamo, ne abbiamo diverse. Allora, guarda, cominciamo così, Federico, cominciamo in maniera diversa. Cominciamo da queste belle banconote. Eh. Non lo facciamo mai, ma le grandi banconote eh, della Repubblica, del Regno. Il prezzo del 100.000 lire Manzoni. Guarda, infatti, abbiamo iniziato la trasmissione. Il 100.000 lire Manzoni, lo vediamo, è una banconota che fu stampata tra il 1967 e il 1974. Una delle ultime banconote di stampo classico. Poi le banconote vanno diventando più moderne fino ad arrivare alle, eh, va detto, bruttissime banconote che abbiamo nelle nostre tasche. Ancora una banconota che si ispira a un grande personaggio, a quell'Alessandro Manzoni, qualità di questa banconota altissima, parliamo di un 75%, c'è stata una richiesta specifica, non so se è un collezionista che già conosce questi numeri, cosa vuol dire 75%? Vuol dire che la banconota quando è stata stampata, tra gli anni, diciamo intorno agli anni 70, era al 100% leggerissimi segni di tempo praticamente impercettibili su un esemplare prossimo al fior di stampa, la richiesta per il lotto numero 32 è di 1730 euro. Quindi il gentile amico, la gentile amica che ha il signore un signore, ecco io eh, do come consiglio, visto che approfitto della, subito della chiamata di un attento telespettatore, le banconote sono merce a rara perché è carta, si chiama carta moneta non a caso. E allora la carta, come tutta la carta, ha un difetto: è delicata. Se quella carta poi nasce per essere utilizzata, scambiata, spesa, messa in portafogli, arrotolata, piegata, voi capite che raggiungere a distanza di 40 anni, quasi, quasi 50, ormai, una banconota, uno stato di conservazione, una cornice bianca, pulita, eccezionale, eh, vuol dire avere di fronte grandi elementi. Quindi il consiglio che do. Al nostro gentile telespettatore, a tutti coloro i quali volessero eh, approfittare, il consiglio è di chiamare e dire: La voglio vedere a casa. Allora ecco che faremo questo. L'ha preso in mano Federico. Così vediamo anche che le banconote sono protette da, una, da un foglio di eh, una pellicola chiaramente mobile. quindi la banconota si può tranquillamente tirar fuori e ammirare, in tutta la sua bellezza e in questo caso croccantezza. Il retro di questa banconota, proprio ispirandosi a una delle opere principali di Alessandro Manzoni, che recitava quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera, eccetera. Eccolo qui, un'immagine un proprio del lago di Como con i due versanti. 1730, libera in conferma, disponibile da vedere assolutamente. Qui all'invito ai tanti collezionisti che hanno già chiamato per la collezione di Repubblica, quella che Alessandro ci ha raccontato con le 15 banconote, con quello che poi è un vero e proprio invito, qui si tratta già di una casella che si può andare a inserire e già portare avanti la raccolta. Già che siamo in tema di banconote, vorrei far vedere un'altra banconota, poi ci spostiamo lì perché siamo sempre su Repubblica. Ma un'altra bellissima banconota che ci porta qualche anno indietro nel tempo, in quello che era ancora il Regno d'Italia, e parliamo di una banconota coniata negli anni 30. Parliamo di una banconota che ha vissuto la guerra e parliamo quindi di una banconota che non a caso fu eh, destinata, è, è stata una bancotta stampata ha circolato in Italia tra, gli anni, tra il 31 e il 43, 43 poi ovviamente ne abbiamo parlato vicino alla, alla fine, all'inizio del Regno, all'inizio all della Repubblica, della Guerra Mondiale, la Liberazione, e allora ecco che questo 100 lire dedicato a un'immagine che si rifà a quell'immagine mutuata dalle monete romane imperiali, e ne vedremo delle belle oggi di monete romane imperiali, eh, che cos'è la Roma guerriera, la Roma guerriera che ehm, la dea Roma personificata, la lupa capitolina che allatta i gemelli, un insieme e un mix di colori, di eh, sfumature che rende in questo caso e in tutti i casi le banconote italiane tra le più apprezzate a livello mondiale proprio del senso artistico stesso, perché una banconota come questa vuole chiama una pagina d'album, ecco le abbiamo visti meravigliosi album Pronti ad accoglierlo, quindi chiamate anche magari per gli album se avete. <ride> se le banconote piacciono. Le eh, banconote piacciono, non mi stupisce. Eh, là, eh, chi di voi già colleziona le banconote, magari l'ha cominciata per fatti suoi questa collezione, eh, chiamateci: abbiamo gli album pronti ad accogliere sia le banconote di Repubblica, l'avete visti mezz'ora fa, ma anche quello di Regno. Quindi questa banconota che è il 100 lire, Roma Guerriere, l'otto numero 30. E qui c'è un prezzo facile facile, 40% di qualità, 550 euro il suo prezzo, 550 euro per una banconota che si stenta a, ad apprezzare davvero in televisione perché le luci, le ombre, guardatela a casa, guardatela veramente a casa. Quindi vi ricordo che qualora aveste piacere, siamo in una televendita, siamo in diretta, la diretta che cos'ha? Qual è la forza della diretta? Noi potremmo registrare comodamente una trasmissione e poi da quest'ora più o meno già prepararsi per andare a prendere l'aperitivo. Ma abbiamo una scelta di fare delle dirette. La diretta permette a voi, il vantaggio è tutto vostro, quello di poter interagire, quindi chiamare il centralino, Cristina al telefono che lo governa oggi dirà e dirle guarda ho visto una banconota, mi può piacere, ho visto una moneta, vorrei valutarla, non comprarla, valutarla. Allora poi, sarai poi tu a dire: eh, La voglio vedere in un vostro negozio. Vengo nel vostro negozio di Torino, a Roma, a Milano, a, Na, a Verona. Ma abito a Napoli, andare a Roma è difficile. Abito a Mondovino, non voglio di venire a Torino. Abbiamo funzionari in tutta Italia, veniamo noi a casa vostra. Ma l'importanza della diretta è poter dire: Quella che ho visto voglio vedere, non un'altra cosa. E allora chiamo e la faccio mettere da parte. Dai, completiamo la carrellata sulle banconote, visto che abbiamo iniziato la puntata in maniera un po' diversa. Le banconote non è che non le facciamo vedere perché non siano importanti, anzi, le grandi collezioni di banconote sono opere d'arte e sono rarissime. Il problema è trovarle e trovarle nella condizione di qualità che passa, come si suol dire, il test Bolaffi, perché a noi le cose. Appiccicate, scocciate, coi buchini, strappate, non ci interessano. Eh, firmate come dice Federico e pasticciate come dice Alessandro. Bene. A proposito di grandi, e qui grande è in tutti i sensi, per dimensioni, per quella che è il livello di rarità, di qualità e di bellezza, una grande banconota, una delle, più, delle ultime banconote della Repubblica italiana di grande modulo, di grande dimensione, che ancora si rifà a quei lenzuoli degli anni 20, delle prime banconote, i mille lire. Bene, questo è un bellissimo 10.000 lire, cosiddetto delle repubbliche marinare, stampato in Italia e circolante tra il 48, 1900 ovviamente, e il 62. Io sono sicuro che molti di voi all'ascolto che hanno qualche anno più di me questa banconota se la ricordano perché probabilmente piegata in una busta era lo stipendio, una volta non davano gli assegni o i bonifici, no? argent contante. E quindi ecco che 10.000 lire in quegli anni erano sicuramente uno stipendio, erano una quota importante. E ecco che la banconota che vi stiamo presentando, che vi sto presentando e che è stata classificata dai nostri periti in una qualità molto interessante per lo standard, lo vedete, ha le sue pieghe, che cosa assai normale per una banconota di questo stile. Nessuno riusciva a mantenerle se non piegandole in un portafogli di dimensioni normali. Allora, eh, questa è una banconota veramente enorme. Allora, ecco che quella piega però viene valutata. E viene valutata: tant'è che questa banconota, che è bellissima, freschissima nei colori, intatta nei suoi contorni, guadagna un 40% e ha una richiesta per il lotto numero 31 di 1055 euro. Quindi. Tre banconote, una più bella dell'altra, un cavallo a cavallo tra il Regno e la Repubblica. Eh, se avete piacere di valutarle, attenzione alla possibilità di una telefonata in conferma proprio per andare a goderle in maniera privilegiata. Allora, io voglio fare un po' di eh, ringraziamenti, uno in particolare speciale. Ogni volta che nella famiglia Bolaffi entra un nuovo cliente collezionista. Per noi è un atto di eh, orgoglio e in maniera speciale per me che ha realizzato quel punto di partenza. La settimana scorsa, venerdì scorso, ho avuto piacere di parlare durante la diretta con un gentile, gentile amico di Sanremo. Ho avuto il privilegio di, di conoscerlo di persona e desidero, non so se all'ascolto, eh, qualora lo fosse, veramente fargli un ringraziamento pubblico come merita a chi ha saputo scegliere delle grandi monete, chi ha saputo. Valutare con, la giusta, con il giusto tempo, con la giusta attenzione, ma che ha saputo dire: Voglio valutare a casa quegli oggetti e poi ha saputo scegliere. Quindi, complimenti e un ringraziamento speciale al nostro amico di Sanremo, se all'ascolto ancora di più. Bene, quindi eh, ecco. Lo fal, saluto solo lui in maniera speciale, però perché è come dire un benvenuto al nuovo cliente. Ma parlando di Liguria, eh, mi vengono in mente dei cari telespettatori amici clienti ma mi vengono in mente gli amici veneti lombardi, mi vengono in mente gli amici del sud di Roma, di Napoli, siete veramente in tanti, quindi ehm, io adesso eh, vado a vedere a farvi vedere alcune monete che è un oggetto che ho qui in mano che sono un po' una provocazione per capire veramente se siete all'ascolto, quindi eh, ti chiedo eh, Federico Bravo di andare su questo espositore e poi su quella meraviglia lì che hai di fronte allora Prima di tutto, lo, rimane pure lì, non è un problema. Poi c è, c è, la settimana scorsa vi ho mostrato anche lunedì sera delle fotocopie, o meglio delle stampe su A4, di quello che vi avevo annunciato essere l'aggiornamento del catalogo Bolaffi, che è questo, dedicato alla monetazione imperiale romana. Eccolo qui a miei mani. Ve l'ho detto ed è arrivato, quindi come vedete. Eh, gli annunci a volte magari portano via un po' di tempo in più, ma poi le andiamo a onorare sempre. Signori, quello che ho il piacere di mostrarvi, e poi vi mostrerò qualcosa di molto più scintillante: sono le monete. Il, eh, questo è il catalogo delle nuove collezioni dedicate a quattro grandi imperatori che entrano a far parte della raccolta delle monete imperiali della Bolafi. Eccolo qua, questa è la copertina, eccoli qua. Ve li vado a indicare, eh, così come siete abituati a vedere, se conoscete il nostro catalogo, con la scheda dedicata alla storia dell'imperatore e poi alla, alle pagine dedicate alle monete, con le indicazioni di rarità e qualcuno già sta rabbrividendo dicendo eccola qua un'altra R, che cos'è la R? La R è l'indice di rarità che qui è R, vedete, e qui dice... 110, più è alto questo numero, più è rara la moneta. Quando la rarità è tale che non si riesce a classificare, si va ad inserire addirittura una R. Quindi il prezzo della moneta sarà funzionale a quello che il mercato in quel momento saprà offrire. Quindi abbiamo inserito grandi imperatori importanti. Galba si inserisce assolutamente a, a seguito di quello che è l'impero di Nerone. Un imperatore che sarà imperatore per sette mesi soltanto? E questo giustifica la rarità delle monete. Ma adesso ci arriviamo alle monete, volevo mostrarvi il catalogo. Elio Gabalo, altro grande imperatore, siamo nella parte centrale dell'impero, tra il 218 e il 222 d.C., un giovanissimo imperatore che diventa imperatore a 14 anni e viene assassinato a 18, carriera brevissima. Evidentemente non si è comportato bene. E poi, e poi, eccolo qua, Traiano Decio, altro elemento importante, sempre in quella parte centrale dell'impero, di grandissimo fascino, e ultimo ma non ultimo, eccolo qua, per cronologia, Massimiano Ercole, ricordo fu uno dei due augusti con la tetrarchia di Diocleziano, proprio insieme a Diocleziano. Ma questo è il catalogo, quindi, prima prova d'ascolto per i nostri clienti, eh, quelli che già stanno facendo la raccolta se ci siete chiaramente poi vi saremo noi per primi a chiamarvi i nostri funzionari i negozi avranno disponibile il catalogo ma così tanto per sapere se in questa eh, diretta del venerdì pomeriggio eh, ci siete magari è una telefonata per un saluto e dire vai mettimi nella parte 1 di questi cataloghi di questi aggiornamenti di catalogo questo è il catalogo questo è il catalogo ma non potevo far mancare anche qualche bella moneta, qualche bella anteprima dedicata a questi imperatori. Quindi andiamo a godere e facciamolo: guarda, proprio per essere per, dalla da quella d'argento, cominciamo alla destra. Io la vedo a destra, quindi per, per te probabilmente a sinistra. In modo proprio che l'ultima non sarà l'ultima, ma sarà un bellissimo solito, Ma di un imperatore che già qualche volta abbiamo avuto modo di allora l'ho detto e comincio volentieri questa carrellata, e qui, e qui signori, è inutile che vi stia a dire che la velocità non è, non è fondamentale. Questa è la prima volta, signori, questa è la prima volta che nelle trasmissioni Bolaffi. Questa è la prima volta che i nostri telespettatori. I nostri clienti si sono all'ascolto. Il mondo tutto. Bolafi ha il piacere di ammirare una moneta d'argento. Quindi parlando di un'epoca che è il 68-69 d.C., stiamo parlando di un denaro. Il denaro che stiamo vedendo è il denaro dell'imperatore Galba. Galba signori. Galba. È una rarità, subito così, ci cioè, ma, ma cominci subito con una rarità? Sì, perché siamo all'inizio e all'inizio, dopo anni di preparazione, abbiamo incavò qualche moneta, ma non qualche denaro di galba, Abbiamo questo denaro di galba, magari averne quattro, Adesso, qui bisogna essere veloci, bisogna essere rapidi, bisogna essere anche fortunati. Cosa vuol dire essere fortunati? Vuol dire che qualcuno magari adesso ha un impegno, non mi sta seguendo. E dirà ah, eh, Lorenzo: Ma un denaro di Galba. E eh, guarda, l'ho fatto vedere venerdì, eh, ma io non c'ero. E eh, lo so. È la dura legge della televendita. Chi c'è? C'è. La moneta si conferma quando c'è. Il denaro di Galba che stiamo ammirando coniato tra il 68 e il 69 d.C., in quei soli sette mesi in cui Galba fu imperatore, riporta la testa laureata appunto dell'imperatore che con sguardo a destra. Moneta coniata a Roma, e questo non è un, un dettaglio da poco, perché Galba era un patrizio romano, aveva la, sua, la sua carriera l'aveva fatta in Spagna, nella Spagna Citeriore, quindi quella parte più orientale della penisola. E a, a Roma c'è finito da imperatore, ma lui era legatissimo e spesso tornava in quelle zone. E uno dei motivi per cui poi il suo regno durò poco fu proprio la disattenzione dal mondo, dalla, da Roma e il malumore che si creò. Proprio nella, nella corte, il denaro di Galba che vi presento è il primo che il mondo Volaffi vede, il popolo dei clienti Volaffi vede e forse subito è uno dei più belli perché ha un diritto così imponente: questa immagine eh, dura, truce di un comandante, di un soldato, qual era Galba, risponde a quel rovescio che magari fra un anno mi sentirete dire, ve lo ricordate? Eh, quel primo denaro di galba quel venerdì pomeriggio prima del weekend lungo del 25 aprile ve l'ho mostrato e eh, dice l'avessi preso eh amico mio prendilo adesso l'imperatore a cavallo in abiti militari al galoppo verso destra signori lo sapete non è la prima volta che me lo sentite dire i rovesci sulle monete romane non sono un dettaglio da poco i rovesci sulle monete romane non sono un particolare da sottovalutare la possibilità di scelta di un denaro già di livello superiore è qualcosa di fondamentale da fare all'inizio, sapendo che il prezzo di questa moneta, qui siamo al listino 1, 2016, eh? siamo al listino 1, oggi è il 22 aprile del 2016, questo è il listino 1, poi ci sarà il listino 2, 3, 4, 5, e allora... <ride> Mamma mia, il denaro di Galba al 30% di qualità la richiesta di 1815 euro. 1815 euro per il primo denaro di quelli che sono quattro imperatori fondamentali inseriti nella collezione. Non è che sono venuti fuori adesso questi imperatori, semplicemente in quel progetto che è in progress di eh, collezione, abbiamo, siamo passati alla fase cosiddetta. 3. Ciao Alessandro, buon... ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì. E, sì. Siamo passati alla terza fase. La prima fase è stata i primi 27 imperatori. Poi abbiamo aggiunto tre anni fa altri quattro imperatori, adesso siamo passati. E questo cosa significa? Significa che il successo di queste monete continua a essere enorme. Siete voi a chiedercele. E quindi Bolaffi, che il progetto l'ha immaginato. Eh, Già 15 anni fa e lo ha programmato, oggi sta proponendo le monete di questi grandi imperatori. Galba, 1815 euro da scegliere suite, immediatamente. Telefoni che devono squillare per chi? Dice, ma io non ho ancora cominciato e allora comincia con quelli, con le novità. A quel punto sei il primo, arriverai. 122 millesimo su magari i denari di Traiano, perché ormai sono dieci anni che li vendiamo. E questo non vuol dire che sia negativo come il discorso. Però, evidentemente si è arrivato con un listino che è cresciuto nei dieci anni. Sulla moneta di Galba, fai una grande scelta. Sulla moneta di Galba, e qui, qui voglio lanciare una sfida. Non faccio il nome, ma dico solo che il luogo meraviglioso dove abita è bagnato dal mare. e Mostrami quel sesterzio per favore, Federico, quello che abbiamo. Voluto mettere sull'espositore perché se il denaro di Galba è merce assai rara, se un aureo di Galba da mostrarvi ancora non ce l'ho, ve lo mostrerò sicuramente nei prossimi mesi. Quello che secondo me è uno dei sesterzi più belli in assoluto, di quelli indipendentemente dall'imperatore, che negli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter presentare, non sempre le monete. Riesco a presentare in televisione, abbiamo una rete vendita, abbiamo quattro negozi, abbiamo un pubblico di collezionisti molto affamato di gran belle monete, di monete belle, importanti e di grande qualità. E allora non sempre io, per quanto lotti, combatta ogni lunedì per avere le esclusive, il venerdì, prima ancora che si muovano per la rete vendita. E allora ecco che iniziare questo nuovo percorso di collezione con un sesterzo così importante mi rende davvero entusiasta. Immenso, enorme, non riesce a stare neanche nello schermo. Davvero, ditemi, ma ditemi, me lo dicano proprio i, i nostri clienti, quelli che ci seguono da anni e non hanno mai chiamato, ditemi quando avete visto, Federico, dimmelo tu che sei un esperto, quando avete visto un sesterzio romano a data 68 d.C., primo anno di regno, inizio perché poi il regno di Galba è a cavallo tra il 68 e il 69, pochi giorni dall'elezione di Galba come imperatore, ed ecco che viene coniato questo sesterzio monumentale, un sesterzio che merita la bacheca dei principali musei, un se stesso che è stato esposto in mostre internazionali perché la grande collezione da cui, è stato, eh, da cui arriva questa moneta e che è entrata nelle disponibilità della Bolaffi, usiamo guarda se non ci sta questo meraviglioso espositore Federico, perché è talmente prepotente che rischiamo di, farla, eh, di non vederla bene sulla, sul, su questo. Trespo. Dicevo, una moneta che ha guadagnato ha veramente ha vinto dei premi per quanto è importante. E allora, io vi sto facendo un regalo: credetemi, un regalo destinato a chi ci vuol bene, passatemi il termine, mi prendo anche un po' il merito io, a chi mi vuol bene, a chi dice Lorenzo lo seguo anche il venerdì pomeriggio, faccio carte false, io sono qua fino alle 8, quindi qualcuno magari arriva e dirà ma posso prenderlo? Eh lo so, quando è il momento giusto per presentarlo? Io l'ho voluto presentare subito per dare la possibilità a tutti. Bene, Galba, signori, diventa imperatore, diventa imperatore ed è un imperatore, pensate, che viene nominato... Cosa eccezionale per l'epoca, lontano da Roma, perché lui è quando è nominato imperatore, lo viene, viene nominato quando Nerone è impazzito. A da Roma arrivano grandi notizie, gravi notizie che sull'operato di Nerone. Lui con i suoi legionari si dirige verso Roma, viene accolto imperato, viene acclamato imperatore. E viene. Lui è talmente umile, dice. Eh, guarda, io non voglio, non accettò la proclamazione sul campo. Dichiarò di voler essere solo un rappresentante del Senato del popolo romano. Crede, guarda, un gesto pazzesco. Ovviamente fu proclamato e questa sua nomina fu confermata dal Senato. Galba accettò e poi iniziò il suo percorso, che andremo poi a, a vivere insieme. Ma la cosa incredibile, che è testimone oculare di questa moneta, è il rovescio. Il rovescio fa venire la pelle d'oca perché ha un diritto, poi ci torniamo su questa moneta. Ci faccio tutta la trasmissione. Se, se non mi confermate questa moneta, davvero non le porto più le anteprime perché altrimenti vuol dire che sbaglio. Ma sono sicuro che c'è l'attenzione da parte vostra su questa moneta. SPQR, il Senato, quindi ratifica la, la nomina, la celebra, lui l'accetta e gli conferisce il titolo di Hop Civre Servato. Servitore del popolo, come augurio, come voglio dire un buon augurio nei confronti di un imperatore che arrivava a essere tale dopo la disfatta, dopo il, la tragedia di Nerone. Ser Galba Imp Cesare Augusto, Servio Sulpicio Galba, il suo nome. E guardate questa leggenda che cosa è, E guardate questa leggenda quanto è incredibilmente conservata, ma quanto è. Tangente, quanto è centrata la moneta è commovente per quanto è bella. Io raramente mi entusiasmo, sì, poi mi entusiasmo è vero, perché ho la fortuna di presentare grandi monete, ma il mio entusiasmo è amplificato dall'aver di fronte una moneta nuova, nuova anche per me nella, nella, nella descrizione. E allora poter raccontare un sesterzo subito così bello, sapendo i grandi collezionisti, quelli che hanno amato che amano la parte iniziale dell'impero quelle che hanno detto io voglio la Giulio Claudio voglio la prima parte dell'impero, i primi 200 anni e ormai Nerone l'ha scelto e ormai Claudio l'ha scelto e Caligola lo stiamo aspettando ma un Sesterzio di Galba così prepotente e potente e vi do anche la richiesta e la vado a leggere perché qui potevamo davvero su una moneta così dire prezzo a richiesta perché è una moneta pazzesca Sesterzio in qualità 35%, quindi molto alta, ma poi la qualità e il numero è un dettaglio in questo caso, richiesta 4.235 euro per il lotto numero 14 che merita tutta l'attenzione da parte vostra. Non è assolutamente possibile ignorare la possibilità di scelta di un sesterzo di questo livello. Ma eh, a questo punto io... Il messaggio ve l'ho dato, ci ritornerò sicuramente su questa moneta nella prossima parte della trasmissione, però io sono convinto, mi sbaglierò, ma sono convinto che qualcuno di voi si senta un po' già magonato, ma è un magone positivo perché stiamo entrando di gran carriera in questo nuovo percorso e Galba sicuramente rappresenta una casella importante, un sesterzo bellissimo. A voi. La valutazione. Andiamo avanti perché al sesterzo di Galba e al denaro di Galba voglio affiancare nella presentazione un altro sesterzio. Così andiamo a vedere, eh, oh, spero che tu abbia quello in sequenza. Eh, eh, sì, l'altro sesterzio. È un altro sesterzio, un, sesterzio di un altro imperatore, di un imperatore che è entrato, come vi dicevo, nella disponibilità delle nuove. Della nuova, diciamo, dell'aggiornamento della collezione Bolaffi, ricordo il nuovo catalogo pronto a raccontarvi di questi quattro nuovi imperatori. E allora l'altro personaggio, perché poi la storia, mamma mia, la storia di questi imperatori, la storia di questi uomini, la storia, la nostra storia, così remota, così lontana, se l'andate a rileggere e la moneta poi vi aiuta a rileggerla, è fantastica. E allora anche questo personaggio è un personaggio. Davvero, che andrebbe oggi cioè, sarebbe in tutti i salotti. Guardate di che cosa stiamo parlando. Guardate che patina! Eh? L'amico mio delle patine, eh? quello che giustamente di tanto soffre quando le patine non sono, sono troppo lucenti, e dice: Ma mi sembra, mi sembra una, una moneta troppo bella, sembra non sembra nessun vero. Questa è una patina: la patina della moneta di Galba, una patina bruna, scura di una moneta terrosa che ha vissuto. Uh, un campo di battaglia. Questa è un'altra patina, una patina che ci fa emergere la componente ferrosa che regala il verde alla moneta e poi quella, quel, quel colore chiaro più vicino al colore originario che era l'oricalco. Bene, signori, vario avito bassiano al secolo Elio Gabalo, imperatore romano tra il 218 e il 222 d.C. Elio Gabalo, signori, che non era il suo nome ma era il suo soprannome, era un imperatore che viene appunto a trovarsi giovanissimo a governare un regno, da bambino fu fatto, pensate, gran sacerdote del dio sole, venerato, lui era nato a Emesa in Siria, quindi fu un imperatore con Alessandro Severo, il cosiddetto siriano. Fu fatto gran sacerdote del dio Sole venerato nella sua città natale col nome di El Gebal, nome dal quale deriva il soprannome appunto Eliogabalo. Eliogabalo. Pensate dopo quando morì Caracalla che era impegnato nella battaglia contro i Parti che avevano eh, chiaramente creato non poche preoccupazioni Eliogabalo Entra prepotentemente nello scenario romano, eh, guidato da donne. Ecco, sia Caracalla, sia Gabalo, sia Alessandro Severo ebbero una grande influenza femminile, da parte delle matrone: Giulia Domna, Giulia Mesa, Giulia Salmea, madre di Gabalo Che la madre di Elogabalo trafficò, tramò affinché venne nominato e riconosciuto, nonostante avesse 14 anni, dopo aver sconfitto Macrino venne appunto proclamato imperatore col nome di Marco Aurelio Antonino. Signori, un meraviglioso sesterzo di Elio Gabalo, coniato tra il 218 e il 222, in quei quattro anni che eh, visse e governò, con sul diritto l'immagine di Elio Gabalo è un, è, un rovescio, è un rovescio anche in questo caso davvero, davvero particolarissimo. Perché è particolare? Perché abbiamo una vittoria lata, ma quella vittoria lata che eh, raramente abbiamo visto in questo movimento così plastico. La vittoria lata, la Nike dei, dei greci, l'abbiamo trovata sulle monete romane, ma l'abbiamo vista sempre molto statica, frontale. E qui la vediamo invece in movimento verso destra, quasi che stia alzandosi, librandosi li, li nel cielo una moneta meravigliosa con questa vittoria in movimento che alza al cielo una corona di alloro e con la sinistra un ramo di palma appoggiato sulla spalla. Beh qui c'è da fare sicuramente la grande accoppiata con questi due sesterzi, ovviamente entrambi ancora disponibili in conferma, quello di Galba l'abbiamo visto, questo di Elio Gabalo, molto raro, la richiesta di 2640 euro, qualità, 20% per una moneta assolutamente da valutare con attenzione da parte vostra. Voglio completare, poi magari ci torniamo sulle monete, ma con un'altra anteprima, una moneta che fa parte della coniazione di un ulteriore imperatore inserito in, questa nuova, diciamo, eh, in questo aggiornamento, stiamo parlando di Massimiano Ercole, di Massimeno Ercole ho disponibile eh, un, eh, eccolo lì, alla sinistra, no, guarda, no, quello lì, guarda, a fianco, beh, bravissimo Fede, scusate ma guidavo Federico perché giustamente anche per lui sono imperatori nuovi e non li conosce ancora troppo bene. Allora, ehm, un, una moneta d'argento di Massimeno Ercole, Massimeno Ercole ci catapulta invece tra il 286 e il 310 d.C. Guardate che capolavoro è questa moneta. Bella, bella. Massimiano Ercole, signori, certo. lo dicevo, fu uno dei due augusti che governavano quando Diocleziano decide di, di suddividere l'impero in quella che fu la tetrarchia, cioè composta da due Augusti e da due Cesari. Un Augusto era Diocleziano, uno era Massimiano, appunto Massimiano Ercole. Che Si chiamò Ercole, si fece chiamare Ercole proprio per distinguere da Galerio Massimiano, che era invece uno dei due Cesari eh, in questa famosa tetrarchia. Bene, la moneta che stiamo. non mi viene un aggettivo differente se non ammirando in tutta la sua bellezza. Vediamo se riesco a metterla al contrario, così la devo girare. Come vi dicevo, ha una eh, caratteristica che eh, ha una dimensione di 19 mm, quindi ci ricorda un denaro, ma ha un peso molto più basso dei denari tipo quello di Galba che abbiamo visto prima. È una moneta che ehm, ha un peso di 2,89 grammi, che secondo quella che fu la riforma monetaria di Diocleziano portò alla creazione di una moneta che si chiamò appunto Argenteo. Questo è un bellissimo Argentio di scusate, Massimiano Ercole: che ha sul diritto il volto, la testa barbuta e laureata dell'imperatore. E sul rovescio, e sul rovescio mamma, dammi un primo piano di questo rovescio. Eh, vediamo se ci sono gli attenti collezionisti, quelli che hanno comprato e già scelto, hanno perso l'argento di Diocleziano con i tetrarchi. Lo stesso rovescio, eh, mutuato appunto dalla moneta di Diocleziano, prevede i quattro tetrarchi stanti, sacrificano su un tripode posto all'ingresso di una fortificazione con sei torri. Quindi, addirittura, una immagine bidimensionale con in primo piano i quattro tetrarchi, due Augusti, due Cesari, che con questo tripode, con questo diciamo fuoco su cui stanno facendo un sacrificio, un, un giuramento, un patto di fedeltà, la divisione dell'impero e alle spalle in secondo piano questa fortezza militare che in qualche maniera con queste sei torri rappresenta se vogliamo l'impero stesso. L'argento di Massimiano Ercole coniato nel 200, ecco qua un'immagine meravigliosa, statuaria. Bizantina, perché poi ci spostiamo in quell'area di eh, quello che furono i tetrarchi. Bene, io vi do un'ultima indicazione per dare ancora più potenza alla conferma di questa moneta. Questa è una moneta italiana, non coniata, perché le monete in Italia venivano coniate a Roma, praticamente quasi tutte. Questa pensate fu coniata, amici lombardi, amici pavesi, Questa moneta fu coniata a Ticinum. L'attuale Pavia. Pavia. E allora, davvero mi piacerebbe, la conferma di questa moneta mi piacerebbe arrivasse proprio da magari una persona, un gentile telespettatore che magari ci ha seguito qualche volta, forse anche la prima, dice ma una moneta della mia città. È un dettaglio perché poi è chiaro che le grandi monete romane si collezionano per la storia, non per la zecca, ci mancherebbe. Ma è quel valore aggiunto in più, un amico lombardo, un amico legato a quella terra ma soprattutto gli attenti telespettatori. e Oggi io ho fatto il molto bravo, non si dice molto bravo, ma io ve lo dico perché? Perché vi ho portato delle anteprime e vi misuro, anche lo misuro il pubblico del venerdì pomeriggio. Io non voglio essere, eh, come si suol dire, reverente solo per gli amici del lunedì sera, oltre che ringraziarvi, chiaramente siete in tanti, ormai l'appuntamento speciale in compagnia di Elena è diventato una tradizione, le grandi monete ma anche venerdì pomeriggio la diretta numismatica diventa assolutamente di altissimo livello. E allora vi ho, vi ho presentato quattro anteprime, uno dietro l'altro, l'argento di Galba, il sesterzo di Galba, la moneta di Massimiliano Ercole che stiamo vedendo e poi non ultima, quella appena vista che eh, vi invito a scegliere. Vi do la quotazione anche di questo, così avete potuto appuntarvele magari. Massimiliano Ercole. Argenteo, il lotto è il numero 7, qualità altissima, 40%, 1600 euro, la richiesta in conferma. Allora vi ricordo, così come fate sempre, continuate, eh, confermate le monete che vi piacciono, confermate le monete che vi interessano, eh, non, non, non siate secondi nella conferma, perché purtroppo se per le collezioni di banconote abbiamo... Oggi ha segnato quattro addirittura collezioni, perché riusciamo a allestire qualche multiplo. Qui, come vedete, non ci sono offerte di base di partenza, sono tutti oggetti unici. All'inizio ci sono le qualità più alte, la scelta più bella e il prezzo più basso, perché siamo all'estino zero. Quindi, queste quattro monete io vi consiglierei di scegliere. Allora, ho altre monete romane, ma a questo punto voglio saltare un pochettino perché voglio anche dare la possibilità a chi magari preferisce monete di taglio differente di cogliere e vi vado a mostrare, mi dai prima quella piccoletta lì, che, quel 10 euro eh, che è tanto ed è una moneta che ci avete richiesto in molti, moneta che è di una… <ride> qualcuno dirà che fortuna aver beccato la trasmissione della Bolafi, non l'avevo mai vista oggi pomeriggio, perché? Perché c'è una serie di monete che vengono coniate, qui facciamo un salto in avanti sulle monete più recenti che ho disponibili, sulla moneta più recente. La moneta che vi mostro è una moneta eh, coniata nel 2014, quindi abbiamo fatto un salto avanti di 2000 anni, parliamo delle monete, della moneta, di una delle monete coniate nel 2014 dalla Città del Vaticano dedicata alla monetazione in oro di Papa Francesco. Allora, di cosa stiamo parlando, giustamente per chi non fosse tanto, uh, diciamo, avvezzo a questa materia? La, le zecche dei, degli stati, l'Italia, la Francia, la città del Vaticano, oltre a coniare monete circolanti, coniano monete cosiddette commemorative. Le monete commemorative vengono coniate con che filosofia? vengono connette con la filosofia di uh, lasciare un segno tangibile nel tempo di quell'anno facendo riferimento alla, allo Stato, alla nazione o come in questo caso, e qui il valore quindi ne va a aumentare, a un pontefice. pontefice. L'immagine che sta entrando in casa vostra, ecco se si può avere quel primo piano che vedo, è l'immagine di Papa Francesco. Eh sì, è proprio lui, Papa Bergoglio. È l'immagine di Papa Bergoglio che fu coniata uso il passato remoto perché parliamo già di due anni fa nel 2014 ed è il famosissimo, ricercatissimo, tutti lo vogliono. Noi li abbiamo avuti disponibili l'anno scorso, venduti sempre. tutti, ogni volta che in trasmissione ne portavamo uno chiamavate in tre, poi più visto. Allora, eccola, vedete l'anteprima del venerdì, quella. Regalo che voglio fare a chi mi segue il venerdì, la possibilità di scegliere il 10 euro chiamato battesimo. E adesso vi spiego andando a mostrarvi il rovescio della moneta perché si chiama battesimo. Quel 10 euro battesimo perché c'è l'immagine del Cristo battezzato da Giovanni sull'immagine centrale di questa moneta. Moneta pensate coniata in soli 4.000 pezzi. Questa non è una, una medaglietta, attenzione, da orificeria, non è un, un, così, un gadget, questa è una moneta con valore nominale 10 euro che aveva e ha possibilità di essere spesa. Ovviamente è cosa folle perché i numeri di coniazione bassissimi, solo 4.000 pezzi, e la richiesta internazionale fanno sì che la moneta, eccola qua, che vi offro con la confezione originale la scatola in cartone così come è stata realizzata e coniata dalla zecca della città del Vaticano col cofanetto prestigiosissimo in velluto con lo stemma del Vaticano delle chiavi decussate e all'interno protetta da una capsula ovviamente atta a preservare nel tempo il suo stato di fior di conio 100% la meravigliosa moneta. Allora signori questo è veramente un un pensiero per questa diretta. Ne ho una, non ne ho due, non ne ho tre. La seconda chiamata va in attesa, cosa vuol dire? Che il primo che la conferma avrà diritto di visionarla, di valutarla, eventualmente di acquistarla. E il secondo aspetterà, secondo una lista di attesa. La richiesta per questo lotto che è il numero 27, il primo 10 euro, poi fu, è stato coniato un 10 euro anche nel... 2015 e siamo nella coniazione già del 2016. Che attenderemo con i 10 euro. Questo è il primo la richiesta, pensate, 510 euro per la moneta d'oro di Papa Francesco, 10 euro battesimo ricercatissima. Allora io non eh, vi sto a dire quanto questa moneta sia fondamentale nell'ambito del collezionismo perché. Le monete della Città del Vaticano sono collezionate in tutto il mondo, ne consegue che tutti le ricercano per l'aspetto collezionistico. Tutti le stanno comprando per l'aspetto più speculativo, perché questa è una moneta che Bolaffi ha dovuto presentare con tre listini diversi in aumento nell'arco di pochi mesi l'anno scorso e che continua a crescere perché tanta domanda e pochissima offerta. Ma non ultimo, e qui mi rivolgo a genitori, nonni, zii, zii padrini. Dovete battezzare un figlio. Arrivate con avete pensato di andare a, a scegliere la solita catenina, la solita immaginetta, la solita. Le déjà vu. E allora distinguetevi e fate un regalo davvero che nessun altro farà. Sapete, avete presente l'immagine, no? Quando poi Si aprono i regali, ah che bello! Eh, io non c'ero, non me lo ricordo, c'ero, ma immagino quando mia madre ha aperto il cofanetto quando sono stato battezzato con uno splendido fermacravatte con un rubino. <ride> Cristina ti lascio immaginare la faccia di mia madre, e la faccia mia a 14 anni quando mi hanno detto: ah, guarda, ci sarebbe questo fermacravatte, dico: ma dove devo andare con sto fermacravatte? E allora ecco che. Regalare una moneta così importante in un giorno così importante i genitori saranno ammirati e il vostro figlioccio, il vostro nipote, il vostro figlio che la riceverà quando avrà i famosi 14 anni, ma anche dopo, dirà: eh che, bello, che bel regalo, che regalo differente!' E poi, non ultimo, dirà: 'Ma questa che cos'è? Una moneta? Ma è una moneta certificata a Bolaffi. Quindi chiamerà la Bolaffi e dirà: 'Ma quanto vale adesso questa moneta?' E si stupirà e dirà: Mamma mia, quanto aveva speso il nonno, la nonna, lo zio, il padrino? E invece no, non aveva speso così tanto lo zio, il nonno, la nonna e il padrino. Semplicemente, 10 anni, 15 anni avranno portato, come è normale perché monete di questo tipo hanno una crescita enorme. Il prezzo di questa moneta è elevarsi nel tempo. Quindi, ai tutti i collezionisti che la collezione del Vaticano di Francesco l'hanno fatta e a cui manca il 10 euro, sì, c'è, prendetelo. Eh, scusatemi se non vi ho chiamato uno per uno, ma dovevo dare la possibilità a tutti. Ma eh, io sono sempre felice e contento quando, magari, un nuovo cliente, un nuovo telespettatore si avvicina. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Perché eh, voglio. Cos'è passato? Sono già, eh, già le 6 e un quarto. Abbiamo un poco meno di due ore, quindi tempo ce n'è tanto. Poi, siccome eh, è chiaro che verso le 7 siete tutti a casa, o meglio, quasi tutti rientrati, quindi qualcuno magari non ha visto la trasmissione dall'inizio, poi verso le 7 farò una carrellata riassuntiva e di lì ci sarà l'ultima ora di fuoco, come sempre, in cui tutti a chiamare. C'è ancora? Mettimela da parte, quindi se qualcuno invece è già all'ascolto, ne approfitti. Allora, andiamo a vedere un'altra grande attesa, un grande annuncio. Dammi quelle, le due eh, monete. Allora, dagli un insieme, sì, poi mi vai sull'occhio. Allora, eh, questo è un prodotto, <ride> passatemi il termine del prodotto brutto, mi chiedo scusa, eh, abbiamo avuto modo nei mesi scorsi di raccontarvi insieme ad Elena molte volte eh, le monete delle grandi casate eh, europee dell'Ottocento, del Novecento, i grandi ori europei, vi abbiamo raccontato, vi av avete scelto le grandi monete americane, le grandi monete del, eh, appunto, D'oro di tutto il mondo e soprattutto ultimamente avete scelto le monete dell'ultima dinastia eh, importante che è andata estinguendosi eh, con Nicola II, ultimo zar di Russia. Quindi, con piacere, vado a mostrarvi in una cornice differente. Ve l'avevo annunciata e finalmente ci siamo arrivati. Abbiamo fino al disponibile la collezione praticamente completa delle monete di Nicola II, ultimo zar di Russia, quel Romanov, quel padre di Anastasia, quel ultimo zar che la rivoluzione bolscevica ha voluto spazzar via. Le monete coniate durante il regno di Nicola II, Romanov, sono monete che ormai sono diventate un oggetto di culto. Da parte di tutti i collezionisti russi, e questo vi dà un'idea già dei numeri: è su una disponibilità di monete veramente bassa, questa giustificata dal fatto che le monete subirono un po' il trattamento che subirono eh, i Romanov, quindi eh, doveva sparire tutto, il ricordo di questa dinastia doveva essere eliminato. E allora, quando i corpi vennero uccisi, bruciati, addirittura il cane fu, fu distrutto. fu eliminato, anche le monete furono distrutte. Allora, lo state vedendo nella sua immagine d'insieme, quello che sto, eh, vi sto mostrando è il cofanetto speciale realizzato proprio per accogliere la collezione completa delle monete Romanov, stiamo parlando quindi delle quattro monete d'oro che avete già qualche volta, anzi devo dire, già anche scelto in molti, magari un esemplare, magari due, magari tutte e quattro, vi avevamo annunciato la disponibilità anche delle monete in argento ed eccole qua, finalmente disponibili e disponibili anche in conferma. Quello che vedete nel frattempo, poi andremo nello specifico, in primo piano diciamo le, due monete, le quattro monete d'oro le abbiamo già in qualche maniera presentate più volte quello che adesso vi vado a mostrare qui rapidità perché le disponibilità qui c'è qualche possibilità di conferma in più ma sono i primi due esemplari in argento e quindi diamo pure Federico così come me li ha inquadrati nel monitor eccole qua guardate che meraviglia la coppia di monete che stiamo ammirando sono alla sinistra del vostro teleschermo il 10 copechi e alla destra il 50 copechi. Cos'erano i copechi? Erano chiaramente un sottomultiplo del rublo, esiste poi, lo vedremo tra un istante, il rublo d'argento, ma eh, la monetazione di casa, di casa Romanov, di Nicola II, ci tengo a dirlo finalmente, è completa di 8 copechi esemplari, 4 d'oro, poi li andremo a rivedere, e 4 d'argento. Quelli di argento sono il 10 copechi, il 20 copechi, il 50 e il rublo. Allora, il cofanetto che state vedendo, adesso è aperto, ma vi faccio vedere poi un, in un'immagine che abbiamo registrato, ce l'ho qui, Fesso Federico l'inquadra su quella che poi sarà la proposta pubblicitaria. Il cofanetto è stato realizzato in serigrafia, pronto ad accogliere proprio con la firma di Romanov le monete dell'ultimo zar. Il cofanetto sarà pronto ad accogliere l'intera collezione: quindi, quattro esemplari in oro e le quattro monete in argento. Monete che furono coniate non solo a Mosca, ma anche a Parigi e Bruxelles per la quantità necessaria. Il cofanetto le racchiuderà con delle capsule protettive tutte e otto. Ma qui c'è adesso la grande proposta di oggi. Anche questa è un'anteprima. Quante anteprime? Quante anteprime? Volevo starci ancora un attimo, Federico. <ride> Vabbè, poi semmai ci torniamo. Allora, ben ascol ascoltate bene qual è la proposta perché è una proposta davvero di grandissimo invito. Quindi, proposta che lancio a chi? A chi ovviamente ha già scelto le monete d'oro. Immediatamente telefono, numero, conferma e cofanetto perché non vi do solo il cofanetto, ma le monete che stiamo vedendo: il 10 copechi e il 50 copechi. Poi andremo a vedere il contenuto artistico di queste monete: quest'aquila bicipite con lo stemma di San Giorgio che trafigge il drago, stemma di, tutte le, di Mosca, e poi gli stemmi di tutte le russie che sono andati sulle ali di queste eh, aquile lo scettro, il globo crucigero nelle zampe, negli artigli dell'aquila. ma allora voglio proprio lanciarla questa offerta perché eh, chiaramente quando riesce a offrire due monete così importanti così ben conservate così rare e la proposta è di 135 euro per il lotto numero 33 135 euro che cosa? comprenderà comprenderà la coppia delle due monete in argento, attenzione, allora tanto per darvi anche le dimensioni, il 10 copechi, parliamo di un gamme 79 d'argento 18 mm di diametro, quindi quasi 2 cm quella a sinistra, e il grande 50 copechi con argento 900, mentre invece il 10 copechi è 500, il titolo dell'argento, anche se ormai sono dettagli tecnici perché queste sono monete da collezione. Il 50 copechi argento 900, diametro 25 mm, peso 9,99 grammi. La proposta meravigliosa Bolaffi: qual è? La scelta di entrambe le monete a 135 euro, con in omaggio il cofanetto, cofanetto in legno, pronto ad ospitare questa coppia di monete che vi arriveranno poi. Con, vedete quella capsula in alto a destra protettiva, ne ho tenuta una. Per ricordare poi la forma, ce n'è una misura precisa per ognuna, capsula protettiva e poi, non ultimo, certificato ovviamente di autenticità e garanzia e poi il catalogo che vedete chiuso e che adesso vi vado a mostrare, poi Federico quando puoi mi dai una camera e mi inquadri, si cioè fai tranquillamente in, in registrazione. Allora io davvero eh, so che siete in tanti ad aver scelto... Le monete d'oro, cioè molti hanno scelto già le quattro monete d'oro, quindi fondamentale la scelta delle monete in argento, anche perché, lo vedete, i numeri sono chiari, le monete in argento sono decisamente più comuni delle monete d'oro, ma sono assolutamente altrettanto importanti. Eccolo qua il catalogo, lo vedete nelle mie mani, lo sfoglio con voi, Romanov, questa è la, sigla, la firma autografa di Nicola II. Eccola qua la famiglia imperiale massacrata con la zarina Anastasia, Nicola II, le figlie, è una famiglia veramente che subì un destino tragico. Questa è la storia di questa dinastia, la storia di questa famiglia e poi eccole qua le monete. Il 10 copechi, il 20 che oggi non ho disponibile ma che andrà poi a, a, a possibilità di conferma. Il 50 e il rublo, e il rublo adesso lo vedremo. Quindi, qualche disponibilità immediatamente al centralino. Sento già Cristina che mi dà notizie di prime conferme perché eh, non potrebbe essere diversamente. A 135 euro abbiamo la coppia del 10 e del 50 copechi, meraviglioso. Con in omaggio il cofanetto, le capsule per raccogliere tutta la collezione. E poi il cataloghino. Eh, cofanetto, ripeto: assolutamente personalizzato. Eh? Non è un cofanetto qualunque, assolutamente personalizzato. Con sul fronte, l'abbiamo visto in quella immagine, non so se l'abbiamo registrata, se no poi la facciamo rivedere. Il cofanetto addirittura è bellissimo. Bene, allora a questo punto vi voglio mostrare in modo che come qualcuno sta facendo sto, aspetto un attimo perché voglio vedere le altre perché casomai le confermo tutte casomai toglilo confermale tutte perché la conferma anche per i 135 euro diciamo, ma per i 135 euro vi disturbate a venire a casa mia Sì, sapete perché? ve lo dico qua vi parla il consulente numismatico io faccio questo mestiere in televisione sono, stato, sono prestato alla televisione, come si suol dire. Il cosiddetto numismatico è quello che con il cliente, quando non lo siete ancora, poi potete decidere se diventarlo o meno, fa un percorso. E i percorsi hanno un inizio e poi eventualmente una fine. C'è chi il percorso lo fa iniziare oggi scegliendo una moneta, spende 125 euro e finisce lì e c'è chi va avanti 10 anni. Ma i percorsi si fanno se c'è una reciproca stima fiducia e ci si sincronizza sui desideri e sugli obiettivi. E allora ecco che incontrarsi anche per vedere le due monete di Roma da 125 euro, credete per noi, ve lo dico francamente, è un investimento, perché? perché parlare con voi, conoscere i vostri desideri, i vostri gusti, i vostri progetti di collezione, significa che poi eh, può diventare un modo per essersi conosciuti, magari avete comprato i 125 euro e siamo contenti. Oppure diventa un eh, inizio. Quindi ecco perché vi invito a chiamare per la conferma di questo inizio di collezione. Ma perché no, visto che magari l'idea vi piace, scegliere anche eh, in visione, dicevi già che vieni, fammi vedere anche le altre. Allora andiamo a vedere anche il eh, meraviglioso rublo, il rublo, quella grande moneta che vedete in basso a destra del vostro teleschermo. Il rublo, quindi il terzo, eh, la, la, la moneta d'argento di valore più alto, fu eh, coniata eh, in quella che fu la grande Russia tra il 1895 e il 1915, anno drammatico, 1915, proprio per lo scoppio della prima guerra mondiale, o meglio l'Italia entrerà in guerra, la guerra è cominciata nel 14. Il rublo con la testa nuda di, ehm, di Nicola II e ehm, la sua rovescia, la magnifica aquila bicipito e coronata con l'emblema di Mosca sul petto. Il lotto per il rublo e la richiesta è di 120 euro, il lotto numero 34. Allora, siamo a parlare di, volendo dire, vabbè, i tre argenti col cofanetto li confermo, di 255 euro. E questo non vuol dire, dice ma costa poco vale niente. No, signori, la numismatica, io lo dico sempre e non mi stancherò mai di dire, il valore delle monete è in funzione della rarità e dello stato di conservazione, non della bellezza e della storia. Quindi monete storiche molto belle possono anche per fortuna scegliere, grazie all'attività di Bolafi, che è un'attività chiaramente in alcuni casi di economia generale. Di, a queste quotazioni quindi scriviamo la, la grafica lotto numero 34 il rublo del 1899 di eh, Nicola II a 120 euro 120 euro per la moneta di Nicola II bene, a questo punto e qui però mi faccio un po' più rapido perché eh, le ho già presentate diverse volte, ci torno su vostra richiesta abbiamo disponibili anche gli esemplari in oro so che Chiaramente eh, la moneta scintillante in oro è quella che come sempre apre il cuore. Papa Francesco, il 10e battesimo, sin due su quella moneta ci penso un attimo. Parlo con mia moglie, intanto confermala e poi parli con tua moglie. Quando torna a casa parli con tuo marito, dice: Sai. Mario, tu usi un nome a caso perché i mariti si chiamano sempre Mario. Non so perché, eh, Mario. Sai, ho visto la trasmissione della Bolaffi. Mi sono permesso di chiamare perché comunque la Bolaffi è un'azienda seria, la conosco. c'era 126 anni. Pensavo per il battesimo a cui dobbiamo partecipare di regalare questo 10 euro. Cosa ne pensi? No, Maria, la moglie di solito è Maria. No, Maria, non, non va bene. Si chiama e si dice guarda, non, non la voglio. Ma se, Mario dice va bene, cioè, hai chiamato? No. Chiama e poi te l'avete persa, è un peccato. E allora questo 10 euro battesimo, questo 10 euro battesimo, vi ricordo, a 510 euro, tirato in solo 4.000 pezzi, il primo 10 euro col volto di Papa Francesco, assolutamente da scegliere. Il lotto numero 27, eh, segnatevelo. E tu, ah bravi, l'avete schierato. Andiamo a vedere la, appena la regia mi dà un cenno. Quindi su questo Papa Francesco non ho dei multipli, ho qualche possibilità di conferma della, della, delle due monete d'argento di Nicola II a 120 euro. Ho qualche possibilità di conferma sul rublo, ma su Papa Francesco. Ho fatto una fatica enorme a portare un esemplare e quindi, quindi sappiatelo scegliere. 510 euro. Andiamo a vedere Romanov. Allora, lo vedete? Ognuna di queste monete ha una collocazione nel suo cofanetto, cofanetto personalizzato serie che rigraffato Romanov, benissimo. Andiamo a vedere le grandi monete d'oro. Allora, dalla sinistra verso destra, lo vedete anche perché aumentano di dimensioni, il 5, il 7,5, il 10, no, rimaniamo pure su quelle immagini, magari è il 15 rubli. Il 5, il 7,5, il 10 e il 15. Adesso le andremo a vedere poi una per una, ma volevo appunto rivederle insieme, Le quatt i quattro pezzi d'oro, non ce ne sono altri, non hanno fatto altri, il 5 rubli, adesso poi faremo una carrellata moneta per moneta, vi darò la quotazione, non sto a ripetervi, ecco il bello di questa collezione è che il conio è standard, diritto e rovescio riportano sempre l'immagine di Nicola II e sul rovescio l'aquila bicipite meravigliosamente conservata. E' quell'aquila bicipite che tiene negli artigli lo scettro, come vi dicevo, simbolo del comando e il globo crucigero, simbolo della sovranità, sovranità imperiale, che arriva fin dall'antica Roma al quale, secondo la, traduzione, la tradizione, come sapete, instaurata dagli imperatori bizantini, viene sovrapposta poi su questo globo una croce per indicare che quella sovranità esercitata in nome di Dio. Abbiamo visto ogni tanto delle monete imperiali romane con le virtù, con l'imperatore, con in mano il globo. Vedete quanto è antica questa immagine. Bene, 5 rubli, coniato nel 1898 in questo caso, è una moneta in realtà che è stata coniata in diversi anni, è stata coniata tra il 97, 1897 e il 1911, e la richiesta per il lotto 35 di 495 euro. Diritto, volto di Nicola II, a rovescio, Aquila Bicipite. Eh, 5 rubli, lotto 35, non so se vogliamo mettere le grafiche, se no proseguiamo. Sì, giustamente, dice Calma Federico. 495 euro per la moneta d'oro da 5 rubli, il taglio più piccolo. Più piccolo ma non meno importante anche per peso e dimensioni, perché parliamo di comunque oro 900, 18 mm, 4 grammi e 30. Il 7,5, ecco, su 7,5 rubli, vi devo dire che noi cioè in numismatica si definisce il marengo russo. Perché si definisce il marengo russo? Perché ovviamente peso e dimensioni di questa moneta, per scelta e volontà di Nicola II, sono di 6 grammi 45 e di 21 mm di diametro. Questo vuol dire che siamo di fronte, in tutti, a tutti gli effetti di un marengo vero e proprio. Non, non è un caso che questa moneta coniata solo nel 1897, fu utilizzata per gli scambi internazionali proprio perché di facile scambio con i marenghi dell'Unione Monetaria Latina. Ovviamente coniata solo un anno, decisamente più rara: l'836. 1820 euro la richiesta per questa bellissima moneta. Andiamo a vedere la prossima che cresce come dimensioni e peso, ma mantiene inalterate l'aspetto grafico. Parliamo del 10 rubli. Anche questo per un uso interno, quindi coniato per più anni 1898-1911 e la richiesta è di 950 euro. Parliamo dell'otto numero 37, tutte monete di grande qualità, La siamo, abbiamo fatto vale anche in questo caso una selezione enorme a livello internazionale, siamo riusciti ad acquisire una certa quantità di monete in grande qualità e poi vanno in esaurimento però. Quindi qui una per l'altra, in visione anche più di una, ma sappiate essere rapidi in quella scelta ragionata ma a volte deve essere anche distintiva, dico io. L'ultima moneta è il 15 rubli, il più raro, il più grande, del peso di, di 12,9 grammi, quindi un doppio marengo, della diametro di 25 mm, per gli addetti ai lavori è grande e pesa come un 40 lire, come un 40 franchi. Parliamo del 15 rubli, coniato solo nel 1897, con una richiesta di 1900 euro. Io sono davvero, sono davvero molto contento di poter presentare, eh, la prima volta che lo fa, eh, poi sono monete che avete visto presentato da me, da Elena, qualche volta anche da Alessandro, ma eh, la moneta così, così importante nella dimensione, nel peso, eh, la, 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 la possibilità di avere la collezione completa è qualcosa di straordinario. Quindi, il 15 rubli è il doppio Marengo. Il 10 rubli, sette e mezzo. E 15. Scusate, sento che c'è un amico all'ascolto. Giusto, sia Giovanni. Un caro saluto. Sette e mezzo, sia Giovanni. Sì, Giovanni, queste sono da prendere tutte e quattro, dico. Signor Giovanni. Eh, signor Giovanni, signor Giovanni, il signor Giovanni cosa confermava? Il sette e mezzo. Sette e mezzo perché giustamente è attento ai Marenghi, ma il signor Giovanni è attento alle grandi monete, alle grandi monete d'oro. La collezione Romanov, signor Giovanni, è una collezione che si fa davvero completa nel suo cofanetto dove la parte in argento, ripeto, eh, non che sia meno bella, meno importante, eh, meno, è semplicemente più comune, poi il signor Giovanni sa che cosa vuol dire rarità. Allora sicuramente la, le quattro monete d'oro sono il peso forte della raccolta, il 7,5 e, e il 15 sono legati, se vogliamo in qualche maniera, a quel sistema decimale, però insomma è una, una, una bella pagina con il cofanetto so che non è un oggetto che ama tanto il signor Giovanni ma una bella pagina dei nostri classificatori no? che pronti per portare eh, con le, la collezione completa insomma, penso se a piacere ci mancherebbe ancora un, un cenno e la mettiamo da parte signor Giovanni lei, eh, ne approfitto faccio, chiedo scusa ma insomma quando so che ci possono essere degli interessi la, il 10.000 lire Repubblica e Marinare eh, quella, quella banconota da 10.000 lire a Repubblica Barinari, che ben si inserisce nella collezione delle banconote di Repubblica, è una banconota che fu stampata e circolò in Italia, penso la ricordi, eh, tra il 1948 e il 1962, qualità 40%, una qualità eh, buona, media per, la, per questo tipo di banconote, chiaramente con una richiesta di 1055 euro per il lotto numero 31, e quindi una casella interessante, e poi, e poi, e poi insomma, ehm, la possibilità su quei romanov, visto che ci deve vedere una, magari perché no, le altre. Chiedo appunto eventualmente, se adesso mi parte... Tutto, la, una, una conferma perché sono monete che stiamo facendo fatica ad avere nella completezza, quindi se ci fosse piacere di vederle tutte e quattro, un cenno a Cristina. Bene, allora sui Romanof abbiamo detto, eh, abbiamo ripetuto eh, le offerte, eh, direi di andare a questo punto eh, a vedere. Eh, dunque, fammi un attimo vedere le quattro monete romane nuove perché sono le 7 meno 20, e eh, io non so se sono tornati i telespettatori, i collezionisti di monete romane sono tutti all'ascolto, ma ricordo, ce l'abbiamo, diritto e rovescio, devo muovere qualcosa, fate tutto voi. Allora, ricordo, ecco, rimane un po' qui anche, che è pronto, disponibile l'aggiornamento del catalogo delle monete romane. Voi sapete che la grande collezione delle monete romane è eh, pubblicata sul nostro catalogo, che è la seconda edizione, lo, lo affianco ed eccolo qua, Ando a non confondere con, quello, con questo che non sostituisce questo catalogo, anzi lo andrà a integrare poi nella prossima ristampa, ma oggi già disponibile che cosa? L'aggiornamento con tutte le descrizioni, la storia dei quattro imperatori che ricordo sono Galba, sono Elio Gabalo, sono Alessandro, scusate, Traiano Decio e Massimiano Ercole. Questa è carta e questa... Chiamate per chiederne un esemplare, ovviamente poi i già collezionisti, eh, i nostri clienti, poi i nostri funzionari, i nostri negozi metteranno a disposizione le monete, la, 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 la possibilità di averlo. Ma, ma questa è carta, andiamo a vedere il metallo, perché voi lo sapete che quando iniziamo con una raccolta, il vale per i romano, vale per le monete, vi ricordo grande, la grande puntata di lunedì. 25 aprile in compagnia mia di Elena, c'è scritto lì in alto ma è un po' piccolino, lo voglio ricordare. Il 25 aprile eh, abbiamo deciso di trasmettere in diretta la trasmissione dedicandola proprio al lancio, anteprima mondiale, lasciatemelo dire, di questo nuovo progetto, la storia del Marengo, che Bolaffi ha realizzato e che vi avrò il piacere di raccontarvi lunedì sera. Eccolo qua, giornata Bolaffi del Marengo. Il 25 aprile, giornata di liberazione che si lega molto bene alla nascita del Marengo. E ne parleremo lunedì. Ma oggi è un'altra di quelle giornate anteprima, non l'ho creata così roboante, ma è quella di eh, vedere in diretta, siamo in diretta alcune monete, le prime disponibilità delle monete di questi nuovi imperatori. Allora andiamo a rivederle per chi non l'avesse. Eh, ancora viste magari inizio trasmissione, quello che state ammirando, quello che state vedendo con questo volto così forte, così deciso, così truce. È il volto di un soldato, è un volto di un grande condottiero che merita e viene acclamato imperatore, a seguito dell'assassinio dell di Nerone in una Roma che aveva bisogno di stabilità. Galba purtroppo che era abituato a governare, al, al, non a governare, insomma a eh, distanza in Spagna e Citeriore, quindi lui era lontano dai fatti di Roma, a, poco poi quando dimostrò capacità di governo, infatti poi ebbe una vita veramente breve come imperatore, pensate solo pochi mesi, sette. Ecco questo che vi ho portato, il primo denaro di Galba, nelle disponibilità della Bolaffi, dedicato ai nostri telespettatori della diretta del venerdì. 1.815 euro per una qualità ah, veramente molto interessante, un 30%. Parliamo di una moneta coniata tra il 68 e il 69 d.C. quindi, una moneta davvero molto antica. Una qualità media appunto del 30%. Eccola qua uh, un'immagine del, del Cesaricidio. Eh. Quindi, diciamo, quell'epoca sicuramente molto, molto interessante. Bene, denaro di Galba, 1815. Dice: Va bene, hai portato un denaro di Galba, il primo che c'era, forse non è uno dei più interessanti. Questo probabilmente, ne vedremo degli altri sicuramente nei prossimi mesi. Sarà quel famoso denaro di Galba di cui un fortunato telespettatore ha avuto la possibilità di goderne. E lo ricorderemo come il famoso denaro di galba con l'imperatore a cavallo sul rovescio. Quel denaro di Galba con già quel valore aggiunto dell'imperatore a cavallo sul rovescio. Valore aggiunto non da poco. E adesso, dopo anni che vedete presentare monete di altri imperatori, quando c'è Traiano a cavallo, mi sentite urlare. Ma sui denari non lo vediamo, è difficilissimo. Allora Galba. A cavallo sul denaro D'Argento eh, del 68 d.C. a 1815 euro. Si, si, devi essere il primo. Eh? Frega sul tempo, scusate il termine, i collezionisti che magari il venerdì pomeriggio sono di satelice, tanto aspetto il lunedì sera. No, sì, primo, non arrivare sempre al secondo, 1815. Devi essere primo. Devi essere primo e qua mi, si, mi ribolle il sangue e la prendo in mano quando, mi ribolle, quando prendo in mano le monete perché ho veramente il sangue che bolle. E io vorrei sapere dove siete, non faccio l'appello perché non è garbato e non è legato a quella riservatezza che ci distingue. Questo signori che ho in mano è uno dei se stessi più rari di tutta la raccolta delle monete imperiali romane, perché quando un imperatore è vissuto sette mesi come tale non pensate di avere una disponibilità di monete elevata. L'auro di Galba è un aureo che ha sul catalogo una R di rarità tale che il prezzo si fa a richiesta. Eccolo qua il se di Galba, Servilius, Galba, imperatore Cesare Augusto. Guardatelo. E poi, e poi. Il rovescio, quel rovescio che il Senato, quando Galba fu nominato dalle truppe imperatore, lui disse: No, ma io non voglio, non lo merito questo titolo, non fa per me, basta essere senatore, basta essere riconosciuto, acclamato. Poi il Senato invece dirà: No, tu devi essere nominato imperatore. E allora a ratificare, a celebrare questo evento, viene coniata la moneta per mano del Senato che ho tra le mani. SPQR, Senato Populosco Romano, a Galba, obciv servo, ob è servato, servitore del popolo. Galba che saprà, e questo è l'augurio, l'auspicio, eh, rimettere in sesto l'impero romano dopo il, il disastroso regno di Nerone. Signori, la, il sesterzo di Galba che ho in mano eh, è un sesterzo di Galba pazzesco. E quel sesterzo di Galba io la farei l'accoppiata a denaro sesterzo, da scegliere subito. Guardate che, che lucentezza, guardate che patina. È una patina incredibile, una tridimensionalità che ricorda quasi una, una moneta greca, una leggenda così perfetta e tangente, eh, scolpita nel l'ovicalco, è da brividi. Tribuno del Popolo, vedete, Augusto Tribuno del Popolo, non c'è neanche scritto Tribuno del Popolo per la seconda o terza volta, il primo, una tribunizia soltanto ha avuto. 4.235 euro, grande se stesso, grande scelta. Le monete romane, signori, sappiate le scegliere per il valore storico, ma saprete scegliere anche per l'importanza intesa come rifugio, come quel rifugio tanto anelato a cui tutti ambite e la qualità è strepitosa 4, 2, 35 la lasciamo qui? non importa io guardate che questa moneta non ho difficoltà a collocarla ma non lo dico per spavalderia lo dico perché abbiamo vent'anni di collezionisti di monete del romane che stanno portando con noi avanti questa raccolta e che è un denaro e un se stesso di galba immediatamente sono pronti a raccoglierlo però mi piacerebbe premiare un telespettatore, lo sapete, lo dici sempre adesso, se lo dico convinto, la, te la televisione è l'anteprima, è la primizia, il venerdì e il lunedì. Andiamo a vedere le altre monete romane, andiamo a vedere quella, quel sesterzio altrettanto importante di Elio Gabalo, un sesterzio di Elio Gabalo che fu questo imperatore giovanissimo, fu imperatore, nominato imperatore a 14 anni e morì a 18, pensate un po', ma non è che morì perché così precipitò una malattia. Morì come morivano gli imperatori quando non avevano le capacità, lì non c'erano votazioni primarie, secondarie, terziarie, c'erano eh, coltellate. E allora Elio Gabalo, che nasce in Siria, un imperatore siriano con Alessandro, l'ultimo imperatore siriano, che venì, venne fatto gran sacerdote del Dio Sole, venerato nella sua città natale, proprio a Emesa, come El Gebal, quindi Eliogabalo fu il suo soprannome, diventa imperatore nel 218 e qui lo vediamo in una moneta coniata proprio durante questi quattro anni: col busto laureato, drappeggiato e corazzato sul diritto. E poi un'immagine veramente nuova anche nella visione, gentili ospiti, cioè una vittoria alata. Differente da quelle che abbiamo avuto modo di apprezzare e vedere fino ad oggi, una vittoria latte in movimento con questo movimento. Vedete la, il passo dolce, quasi un salto, quasi una danza con la corona di alloro in mano e il ramo di palma a 2640 euro. Ma andiamo avanti a vedere le monete romane. Perché se siete disattenti, pazienza. Io non devo insistere. Non è mia abitudine e non è necessario. Io ho un Argentio di Massimiano Ercole, un altro dei grandi imperatori affiancati a questa nuova raccolta, Massimiano Ercole, che fu uno dei due Augusti nella tetrarchia di Diocleziano, con una stato di conservazione incredibile. Non c'è bisogno che ve lo vada a raccontare, lo vedete. 40% recita il certificato, ma è un dettaglio. È un rovescio con i tetrarchi, i due Augusti e i due Cesari, con, questo, eh, con questa fortificazione a sei torri sul rovescio, in secondo piano. E questa è una moneta che andiamo a offrire a 1600 euro, i primi a vedere queste monete, i primi, eh? forse sbaglio, forse devo tenerle per il lunedì sera, fatemelo sapere. Allora io vi voglio lanciare un'ultima provocazione, sempre nell'ambito delle monete romane, facendovi vedere quella moneta d'oro eh, che ci proietta nell'olimpo delle grandi monete romane, perché io in queste settimane ho parlato con tantissimi nuovi clienti potenziali che hanno, eh, visto il nostro, hanno sentito la nostra trasmissione radio, su Radio24, la pubblicità dedicata alle monete romane, hanno visitato il nostro sito, sito www.monete.it, vi invito a farlo, dove potete stupirvi con piacere, oltre che della bellezza delle monete, dell'andamento economico di queste monete nel tempo, con un grafico che vi racconta che cosa è successo negli ultimi anni e con un grafico della proiezione futura. Eccolo qua il sito, vedete? Quel grafico non è un grafico così... Fatto perché per riempire uno spazio, è l'andamento dei prezzi delle monete romane confrontato con i titoli di Stato a fonte sole 24 ore. Quello in giallo sono le monete romane. Andate a incuriosirvi, monete.it e poi magari ci chiamate. Allora, io ho parlato con tanti di voi, e giustamente la grande attenzione, spesso, soprattutto per chi comincia, mh, arriva sulla moneta d'oro, sull'aureo. E allora ecco che. Eh, con piacere vi mostro un aureo e non vi mostro un aureo qualunque perché vi mostro un aureo in grandissima qualità e vi mostro un aureo che ci proietta in quella fase dell'impero che è leggermente successiva alle ai fatti che abbiamo appena raccontato quelli di, eh, appunto degli imperatori Leo Gabalo, quello di, di Massimiano Ercole siamo verso quella fase finale quel ciclo che si chiude dell'impero romano e che ci porta agli ultimi imperatori romani. Bene, andiamo a vederlo e godiamone perché è di una bellezza, e poi sapete la, la moneta d'oro ovviamente ha una poesia tutta sua, la moneta d'oro è una poesia tutta sua e poter scegliere una moneta d'oro, la cosa bella è che è un privilegio per molti, non per pochi. Sappiate che non l'ho detto, ma perché lo do per scontato, sbaglio. Uh, avete visto offerte a 120 euro, avete visto offerte a qualche migliaio di euro. qualora decidiate di scegliere una moneta e poi, dopo averla confermata, dopo averla uh, visionata a casa, dopo averne parlato con il nostro funzionario, è deciso di acquistare, potete dilazionare il pagamento. Potete scegliere la formula di pagamento, scusami Federico, la formula di pagamento più consona e adatta a voi, perché non c'è la formula giusta. C'è la formula giusta per il signor Rossi, per il signor Bianchi, per il signor Verdi, per il signor XYZ. E allora voi ci direte, io questa moneta la voglio comprare perché ho deciso e la vorrei pagare così. Un po' adesso, un po' dopo l'estate perché devo andare in ferie, un po' con la tredicesima, vorrei farla in tre anni. Ci sono forme di pagamento adatte, adatte veramente a tutti. Quindi l'impegno vostro deve essere quello di ehm, decidere semplicemente come vi fa piacere. Questa è una moneta coniata nel 340-350 d.C. nell'ultimo periodo di regno di quell'imperatore che figlio, quarto figlio di Costantino I, si chiamava Costante. Costante, figlio di Costantino I, della seconda moglie di Costantino I, Fausta, che era designato successore, pensate, ai suoi, insieme ai suoi fratelli maggiori, Costantino II, Costanto II, e quello poi e anche i cugini Dalmazia Nibaliano, cioè ormai c'era questa divisione dei compiti. Poi, guarda caso, tutti furono trucidati in rapida successione: poi prima i cugini, poi i fratellastri, e alla fine lui diventa l'unico a guidare l'impero. È un grande soldato, un grande combattente, pensate che combatte addirittura ancora con i Frank, contro i franchi, attraversa la Manica, sbarca in Britannia, è l'ultimo imperatore romano che si spinge così avanti per assicurare la, la pace nelle province occidentali. Eh, una grande figura quella di Costante, ma questa è la storia, quella storia che a me piace accennare per contestualizzare la potenza fisica di queste monete. È la potenza storica di queste monete, ma la bellezza di questa moneta, lo stile con cui è stata coniata, la zecca in cui è stata coniata. Siamo a Siscia, a Sisac in Croazia, ci parla già di una moneta con tratti che riportano agli aspetti orientali. L'imperatore lo vedete, non è più un imperatore a collo nudo come abbiamo visto, truce galba, mi metti poi, se riesci Enrico, un'immagine di un volto di Galba e un'immagine di un volto di, di costante, proprio far vedere la, la trasformazione della fisionomica eh, di, di questi uomini, ma cambiano intanto proprio gli uomini, perché i quattro secoli, due secoli di storia ha delle trasformazioni proprio generazionali. Se voi guardate un uomo dell'Ottocento è ben diverso da un uomo del 2000, e questo è successo anche per va bene il sesterzio di Galba, per gli imperatori. Poi cambiano le tecniche di cognizione, cambiano le abitudini, cambiano gli stili. Allora guardate un imperatore romano del 68 d.C. o un imperatore romano del 337. E lì a collo nudo, e soldato, lì lo vediamo invece diademato, con questo diadema di rosette, foglie d'alloro, drappeggiato, quindi con questa... Tunica, corazzato, elegante, pettinato, acconciato. È incredibile. E l'opera d'arte prosegue nel rovescio. Andiamo pure, torniamo sulla moneta d'oro. L'opera d'arte continua nel rovescio, signori, questi sono manufatti battuti con un sol colpo di martello. Guardate il rovescio. rovescio. Un quadro, un quadro, un quadro. Un quadro difficilmente in 21 mm, è grande come un Marengo, questo. Eh? Gli amici collezionisti di Marenghi <ride> 21 mm, guarda che combinazione. Un quadro non verrebbe così bello. Queste due figure femminili che personificano la vittoria, una di fronte all'altra una di fronte all'altra ognuna regge con una mano una corona d'alloro all'interno della quale vedete bene evidente proprio grazie alla conservazione pazzesca, questo è un momento in qualità altissima, eh? Qua collezionisti, amanti della grande qualità, quella che anerate, quella che cercate, questo è il 50%. Qua non si scherza. E poi all'interno c'è una, una, una scritta, un'iscrizione, vot di x mul xv. Cosa vuol dire? Sono i voti per la decima volta multipli di 15. C'è una, una, una formula addirittura per calcolare che cosa. Sono gli auguri, i voti che venivano fatti all'imperatore, voti di buona salute, di, buona, eh, di buon governo, di successi militari che venivano rinnovati e quindi ecco il multiplo di ogni secondo una cadenza precisa ecco che in questo caso riportano e ci danno anche la possibilità quindi di datare con precisione e poi in esergo, l'esergo è la parte più bassa dove poggiano i piedi delle due eh, immagini della vittoria SIS, proviene a indicare la zecca di SISAC la SISCIA SISCIA, eh, sì, la, in Croazia dove venne coniata questa moneta la richiesta qui è bello, questa rete cosa è bello? Gli aure romani, le monete romane d'oro, portano sempre davanti a quel bivio la scelta di una moneta con un ingresso di 12, 13, 15 mila euro. Scegliere un solido di costante con una richiesta di 9,9, di 9,9 per una moneta al 50%, il lotto il numero 6, diventa davvero quella idea di dire dai, facciamo... Punto. E poi il percorso che ha fatto, lo raccontavo all'inizio questo nostro nuovo collezionista Ligure che abbiamo conosciuto la se questa settimana, che ha detto eh, ho fatto un percorso, ci ho messo un po' e l'ho realizzato. Allora fate un percorso e ragionate anche su un percorso eventualmente di investimento. Allora dire non li voglio, non è che, ma non è, oh, ce li ho o non ce li ho, ho 9.900 euro, non ho voglia di fare un assegno. Quanto mi costa se la pago in 10 mesi? Di più no? Eh, questo non lo dico mai, non ti costa una, un euro in più. Possiamo fare addirittura questo. Allora l'unica richiesta che io faccio eh, è quella di dire quando parliamo di questa moneta a quattro occhi, con me, con Pietro, con Marco, con Vincenzo, con i nostri funzionari, Walter, con i nostri direttori di negozio, però ecco io ho bisogno di far avere la moneta al mio funzionario, al mio negozio, che vuoi vedere. E per farlo ho bisogno che me lo dici adesso, perché questa è una trasmissione in diretta, sono le 19, siamo a venerdì, 21, 21 22, non mi ricordo, 22 aprile eh, e andiamo avanti ancora fino alle 20. Ma alle 20 io chiudo e vado a casa e poi lunedì mh, diventa complicato dire eh, ma quella moneta che ho scelto, che avevo scelto, quando c'è l'oggetto che vi piace, quando c'è la moneta si sceglie, poi si decide se comprare un solido a 9,9 subito, subito. Allora, io farei una cosa adesso, eh, vorrei far vedere le altre monete disponibili perché ho ancora eh, delle belle chicche da mostrarvi. Cominciamo con questa, Federico, poi vi do le quotazioni, i prezzi, ancora 10 minuti, poi faremo una carrellata che è molto importante a quest'ora della trasmissione del venerdì perché è quella famosa ora delle 19 alle 20 in cui appunto eh, molti rientrano e dicono: Lorenzo, non sono riuscito a vederti. Dalle 17.30 perché giustamente lavoro. E oppure sono andato a prendere i bambini a scuola, i nipotini. Eh, adesso ho un po' di tempo. E allora sono contento di mostrare tutta quanta la carrellata eh, per rivederle tutte. Dammi però l'immagine di questa moneta. Poi vediamo questo espositore e poi facciamo questa carrellata. Se desiderate leggere un santo, scegliete Gotti. Se volete leggere uno statista, altro grandi. Se invece volete un asino, eleggete me. C'è Lorenzo è impazzito. No, non sono parole mie, sono parole che vennero pronunciate il 17 agosto del 1740, vennero pronunciate da Lambertini, Lorenzo Lambertini, che con il nome di Papa Benedetto XIV divenne Papa. e Divenne il Papa che salì appunto sul soglio pontificio il 17 agosto del 1740. Un Papa che era avvezzo a usare abitualmente questo linguaggio, così un po' gaudente, e che fu prontamente perdonato per quella che è la sua grandezza. Signori, quello che vi mostro, e lo mostro davvero con grande piacere perché è una moneta che ha avuto il meritato successo quando. C'è stata l'opportunità di mostrarvela, è uno dei famosi zecchini. Lo zecchino è una moneta che riporta alla moneta veneziana: ebbene, sì, una moneta che fu introdotta nella Repubblica di Venezia e fu anche utilizzata dallo Stato Pontificio. E questo è lo zecchino d'oro di Papa Benedetto XIV. Moneta che come vedete fu coniata tra il 1740 e il 1758, sul fronte lo stiamo vedendo, sul diritto, una figura che rappresenta la Chiesa, eccola qua, la Chiesa raggiante, meravigliosa, questa è un'immagine statuaria ed eccola qui questa Chiesa raggiante, personificazione femminile sulle nuvoli e che ha in mano le chiavi. Sono chiaramente le chiavi di San Pietro e la, il tempietto nella sinistra. Bellissima, proprio evocativa. Parlavo del 10 euro battesimo come idea regalo per, la, per le comunioni, per i battesimi in particolare, ancora disponibile a 4,50. Ma questa moneta ha lo stesso, ha lo stesso carico emotivo. E sul diritto lo stemma parzialmente sovrapposto dalle chiavi del cussate con, sono montato dalla tiara, la vedete molto bene, e poi in alto questa colomba che è l'immagine dello Spirito Santo. Lo zecchino d'oro di Benedetto XIV, grande, grandissimo, livello di conservazione, moneta, a me piace tantissimo, il, la richiesta per il lotto numero 26, 1300 euro, zecchino d'oro di Papa Benedetto XIV. Eh, moneta eh, di 21 mm di diametro quindi vedete che ormai questo, questo diametro di 21 mm è un po' il leitmotiv de, della nostra periodo eh, non è un caso 3 grammi e mezzo d'oro eh, a 1300 euro disponibile in conferma un esemplare soltanto attenzione non ho la possibilità di accontentare due telespettatori adesso vi faccio vedere l'altra disponibilità di mo monete d'oro e eh, attenzione prendiamo le telefonate immediatamente poi eventualmente le richieste di acquisto le, ehm, le potete fare ecco se avete delle monete dovete vendere fate il numero di Bolaffi del centralino che è lo 5576 300 e eh, chiedete all'ufficio acquisti il 346 utilizzatelo per le conferme vi chiedo scusa se Chiamate, ma è sempre così, dalle 19 alle 20, grande attenzione, rifate il numero se non vi hanno risposto, diversamente vi richiamano tra qualche istante, abbiate pazienza. Usate anche SMS e Whatsapp per eh, eventualmente lasciare già i vostri riferimenti. Allora, zecchino, eh, zecchino di Papa, Papa Benedetto XIV, moneta di Papa Francesco. E poi, e poi andiamo a vedere questo meraviglioso espositore. Cominciamo dalla moneta del Papa, così rimaniamo un po' in tema, quella di Pio che abbiamo lì. Allora, eh, per quanto riguarda. Adesso il centralino è un po' più libero, quindi se volete fare la telefonata trovate qualche linea un po' più libera. Bene, allora abbiamo visto l'ultima eh, moneta d'oro che abbiamo visto era quella di Papa Benedetto XIV, uno zecchino dello Stato del Pontificio. Vi mostro con piacere invece una moneta che è una numero uno e parliamo della moneta coniata nella Città del Vaticano, nello stato della Città del Vaticano, quando diventa tale per la prima volta. Cosa significa? Significa che nel 29, come voi sapete, i patti lateranensi eh, renderanno fine allo Stato pontificio e alla nascita della Città del Vaticano. Il Vaticano, tra l'altro, si dovrà adeguare a quelle che sono le eh, logiche anche economiche italiane e quindi conierà monete in lire conierà eh, sicuramente monete eh, dello stesso, della stessa dimensione e peso delle monete italiane 100 lire del 1932 cosa stiamo vedendo? stiamo vedendo il 100 lire Cristo Re quindi quella immagine del Cristo regnante di questo stato della città del Vaticano stiamo parlando della moneta della prima moneta, prima moneta coniata durante il pontificato di Pio XI. Voglio tenere in mano questa moneta Federico perché non mi piace tanto l'immagine, quindi mi devi dare per cortesia un'immagine, perché tante volte vedete alcune monete per caratteristiche subiscono le luci e allora la vedete così piatte, questa è la sua luce giusta. Ecco, ci tenevo perché altrimenti non la valorizzavamo a sufficienza. Questo è il rovescio del Cristo Re primo tipo, si chiama primo tipo perché poi fu coniata l'anno dopo una moneta più piccola. Allora, prima c'era un po' il centralino affollato, quindi ho sentito un paio di telefonate che non sono riusciti a prendere la linea. Potete richiamare in questo momento la linea un po' più libera, probabilmente erano interessati su quel Benedetto XIV. Ed eccola qua l'immagine invece sul diritto di Papa Pio XI. Primo pontefice della città del Vaticano. Allora andiamo a dare la quotazione per questa moneta, la moneta di Pio XII, lotto numero 20, Pio XI, scusate, 100 lire, Cristo Re primo tipo, qualità 80%, prezzo 960 euro, lotto 25. Diamo pure la grafica per favore, eccola qui. Moneta, eccolo qua il catalogo ben fatto. Mi hai tolto veramente le parole di bocca. Nel senso che questa moneta, dove la faccio vedere, è la prima moneta della Città del Vaticano, tant'è che ha guadagnato la copertina, eccola qua. Perfetto, la vado a riposare così andiamo a vedere anche le altre monete. Allora a questo punto, invece Federico, faccio un piccolo arrocco. E faccio questa cosa qua allora due monete che esteticamente sono di grande bellezza e di grande livello storico in un'epoca di eh, monete d'oro circolanti adesso andiamo a fare un salto indietro nel tempo e passiamo a una monetazione veramente molto apprezzata che è la monetazione di casa Savoia a sistema decimale. Cosa vuol dire a sistema decimale? Perché anche questa è una curiosità che voglio eh, così dare. Ogni tanto vi lancio qualche prima di Vittorio Emanuele I come re di Sardegna, quindi quel periodo che va dal pre precedente al congresso di Vienna, il sistema monetario diciamo del Regno di Sardegna era esadecimale a base 12. Le monete di, di, quindi degli, di Vittorio Emanuele I, di Carlo Emanuele, Vittorio Amedeo III. Al sistema decimale una collezione meravigliosa, monete molto rare, sempre faticosissimo. Un giorno, anzi ci stiamo lavorando, spero di poterne portare in visione. Quindi il sistema decimale è quello che sposa la filosofia del Marengo, il famoso Marengo. Quindi la base è il 20 lire, vengono coniati però anche dei multipli del 20 lire perché non bastava solo la moneta d'oro da 20 lire. In Italia, nel Regno di Sardegna, i multipli del 20 lire che hanno circolato perché quelli di Vittorio Emanuele I in realtà furono un 80 lire d'oro, ma che non circolò praticamente, sono stati quelli di Carlo Felice. E allora oggi vi mostro due monete, le uniche due monete d'oro coniate da Carlo Felice come multiplo di Marengo, alla sinistra del vostro teleschermo un bellissimo 40 lire e alla destra il monumentale per dimensione e peso 80 lire. Allora il 40 lire di Carlo Felice, che vedete alla sinistra del teleschermo, come diceva un doppio marengo, essendo un doppio marengo ci troviamo di fronte a una moneta che pesa esattamente due volte il peso del marengo. Quindi se la matematica non è un'opinione, 6 grammi 45 per 2 fa 12,9, 12,90 grammi il peso di questo doppio marengo, di questo 40 lire. L'immagine che vediamo, l'immagine del rovescio della moneta, moneta che eh, sul rovescio ha un senso di continuità eh, assoluta con quella che è l'immagine del diritto, che adesso poi andremo a vedere. Quello che mi piace vedere con voi a commentare è proprio la eh, bellezza classica di questo scudo eh, Savoia con tutti i quarti nobiliari della casata Savoia. Questo scudo è anche interessante ricordare nella radica che andrà scomparendo, perché questo è l'ultimo 40 lire coniato in Italia, il, <ride> è il primo, direi, è anche l'ultimo che circola in Italia a sistema decimale di Casa Savoia. Ci saranno i 40 lire di Maria Luigia, ma questo è quello diciamo, di Casa Savoia, l'unico. Ehm, questo 40 lire verrà poi sostituito dal 50 lire di Carlo Alberto. Si sostituirà anche lo scudo e diventerà uno scudo crociato. Ma perché Carlo Felice vuole assolutamente che sullo scudo ci siano tutti i quarti nobiliari? Perché Carlo Felice non aveva figli e quindi la successione non era così scontata. Per fortuna poi ci fu diciamo, il passaggio a quel ramo cadetto Savoia, che è quello dei Savoia Carignano, che appunto nella persona di Carlo Alberto acquisì il trono e il titolo e allora poté utilizzare il nuovo scudo crociato quindi questo 40 lire in una qualità, e lo state vedendo gli attenti collezionisti l'hanno capito che è una moneta in grande qualità perché parliamo di un 50% con qualità medie decisamente più basse di catalogo e ha una richiesta di adesso ve lo dico l'817, 3.715 euro moneta che poi anche su richiesta, se vi fa piacere, perché voglio anche capire un po' nell'ultima ora quelle che sono le monete che volete approfondire, vi farò vedere e scoprire sul contorno perché c'è una curiosità che vi voglio Grazie, far vedere. Sì, sì. Al 40 lire andiamo ad affiancare poi il suo grande fratello maggiore, 80 lire. E 80 lire è una cifra importantissima. Ecco, quello che vi deve far pensare, questo vale per le monete romane, vale anche per le monete dell'Ottocento che il fatto che oggi siano disponibili è pressoché un caso, perché quante occasioni ci sono state per fondere un 80 lire, un 40 lire, un aureo romano, un denaro, argento, oro, lo puoi riutilizzare, puoi farne una moneta, puoi farne un lingotto, eh, ce ne sono state tante e tante hanno subito quella sorte, per fortuna, però qualcuno... Il quale è sempre stato nell'uomo insito quel senso di conservazione atavico nell'uomo: di dire no, ferma, non lo distruggo un denaro di Galba, non lo distruggo un soldo di Costante, lo conservo un 80 lire di Carlo Felice. Non tutti, per fortuna, sono finiti nel crogiolo e sono diventati monete dei Savoia successivi. In questo caso, gli 80 lire, i 40 lire, quando smettono di circolare, non avevano più ragione di esistere vengono sostituiti dai 100, dai 50 lire. E allora vado a trovare un 80 lire così bello. Qui è una sfida che vi lancio. Un 80 lire al 45%, il 40 al, al 50%, sono numeri che non si vedono mai. Gli amanti delle grandi monete d'oro, quelli che dicono a me piacciono le monete moderne, industriali nel loro conio, perfette, senza una sbavatura, si lasciano trasportare da questa che è una coppia pazzesca, il 40 e l'80 lire meriterebbe una conferma assoluta da parte di un collezionista, di un cliente che dice le voglio vedere tutte e due. Eh? Avete già scelto il 20 lire e completate la raccolta col 40 e l'80, eccolo qua lo scudo Savoia. Guardate il diritto di questa moneta, che è lo stesso appunto che corre poi sulla moneta da 40. Carlo Felice, per grazia di Dio, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, con quel collo nudo che... <ride> ci riporta, ve lo ricordate, quegli imperatori romani che abbiamo visto a collo nudo? Beh, guardate quante eh, circostanze per ricordare poi il passato, quindi il passato che rientra, che ritorna prepotentemente. La richiesta per questo 80 lire di Carlo Felice del 1828, qualità bellissima, 3745 euro. Bene, a questo punto io però fare una carrellata. Vi lascio ancora in sospeso, magari apri solo l'immagine per farle vedere che ci sono altre due monete d'oro e poi mi vai senza descriverle, poi su richiesta rientro. Adesso facciamo una carrellata di una decina di minuti, proprio a vantaggio di chi è all'ascolto da pochissimo dice ho bisogno di rivedere. Io sono al telefono, se avete bisogno di sentirmi, di parlarmi, il centralino è aperto, ci rivediamo e andiamo avanti poi con il proseguio della puntata fino alle 20. Ricordandovi l'appuntamento poi di lunedì 25 aprile in diretta con me, Elena. Ci vediamo tra pochi minuti. Eccoci qua, rientriamo, rientriamo dopo la carrellata lunga ma sufficiente a aver rivisto l'insieme delle proposte e soprattutto a molti di voi ha consentito di chiamare e dare anche delle belle conferme. Quindi ne approfitto per ringraziare e dare anche notizia della conferma al signor Marcello di Milano, che ho avuto anche piacere di conoscere personalmente, quindi un saluto doppio e che ha confermato quindi non è più disponibile il ehm, 10 euro battesimo di Papa Francesco e, e la eh, Sion Marcello tra l'altro lo ringrazio, ha scelto anche una coppia di, eh, appunto la coppia delle due monete dei Romanov col 10 e il 50 copechi che ricordo a 135 euro con il cofanetto in omaggio pronto poi ad accogliere tutta la collezione. Approfitto anche per salutare e ringraziare il signor Carmine e il signor Matteo di Torino che hanno confermato la, appunto questa coppia dei Romanoff da, eh, col 10 e 50 Copechi, il signor Carmine che tra l'altro è infortunato, quindi un augurio di pronta guarigione. La, il tempo, ecco il tempo, 30 minuti, io 30 minuti è un'eternità, quei 30 minuti adesso in cui è only the brave si dice, bisogna fare un po' di coraggio, quindi io Um, vi invito a uh, dare sicuramente massima priorità. Attenzione alle proposte, quelle super offerta. Diciamo quindi lo ricordo ancora, il cofanetto dei Romanov con le due monete da 10 e 50 copechi Le due monete d'argento che vedete, eccole qua, a 135 euro disponibili in conferma con in omaggio il cofanetto pronto ad accogliere le due monete e qualora poi vi farà piacere anche tutto il percorso. Eh? Abbiamo disponibili ancora alcune delle monete d'oro, una è andata in conferma, il 7,5 se ben ricordo, e disponibile ancora il 10, il 15 e il 5 rubli, ma andiamo a eh, rivedere perché secondo me non, eh, non si può completare un percorso di un venerdì pomeriggio poi andate a farvi il weekend lungo. Poi andate in montagna, andate al mare, fatevi le ultime sciate, ma soprattutto tornate in tempo per lunedì sera 25 aprile, e io farò. Eh, anzi non vado via proprio per evitare di rimanere bloccato in autostrada, perché dopo tutti gli annunci che abbiamo fatto sarebbe un disastro. Quindi sia io che Elena saremo con voi lunedì sera per la grande proposta dedicata al marengo lo vedete lì in alto a destra ma io le anteprime le ho portate anche di questo venerdì non è che il pubblico del venerdì sia un pubblico di serie B anzi e allora io rimango sotto shock nel non avere ma arrivano adesso arrivano le conferme eh, non mi fate fare l'appello non mi fate fare l'appello non, mi, non ho voluto durante l'intervallo chiamare io, perché non è mia abitudine, è, sarebbe anche sgarbato, ci mancherebbe. C'è libero arbitrio. Ma io ho portato la nuova collezione, o meglio, l'integrazione, poi non c'è nulla di nuovo, se no l'ampliare il percorso di collezione delle monete romane con il nuovo catalogo che andrà ad arricchire quello che già conoscete con la descrizione e la catalogazione degli, delle monete di Galba, Elio Gabalo, Traiano Decio e Massimiano Ercole. Ma non solo il catalogo che vi invito a chiamare per avere immediatamente in spedi spedizione o in consegna, ma le monete! Allora, il primo denaro di questi imperatori, perché abbiamo visto dei follis abbiamo visto dei bronzi dei, ma questo è il primo denaro quindi passiamo a galba il primo imperatore di questi nuovi diciamo, arrivati nella collezione il denaro di galba con questo volto truce importante è di quell'imperatore che fu imperatore per soli sette mesi immaginatevi il livello di gravità di queste monete e le lasciate scappare e poi Diceva, vabbè, ma Galba, ma tanto passerà. Sì, sì, passerà. Ma non passerà un altro Galba con l'imperatore a cavallo in abito militare, con questo cavallo che sta praticamente caricando un nemico, con Imp, che ovviamente si legge in esergo, anche se soltanto purtroppo, ma la I e la P si intuiscono. È un imperatore col mantello che è svolazzante, con una richiesta di 1815 euro e ho sentito silenzio da parte vostra, grande illusione, grande illusione. Il sesterzio di Galba, il sesterzio di Galba, io già ho capito come va, perché poi eh, il mio ufficio acquisti è un ufficio acquisti che giustamente cerca sempre di non di addolcirmi la pillola, e io dico dai, eh, ho bisogno di 5, 7, 10... Eh sì, vediamo. Facciamo e poi io aspetto le monete di Caligola per due anni e mezzo. Aspetto dei sesterzi, lo stesso sesterzo di Caligola. Lo vedo una volta all'anno. Galba, appena arrivato, diciamo nella offerta Bolaffi, mi danno in disponibilità un sesterzo. Non ne ho avuto una serie. uno, oggettivamente è bellissimo per stato di conservazione. È straordinario per storia, è incredibile per pulizia di leggenda è, è pazzesco per patina ha un'immagine di Galba incredibilmente realizzata. Ha la leggenda in cui vengono riportati il suo nome, Servilio Galba, imperatore Cesare Augusto, tribuno del popolo. Galba. Galba imperatore per sette mesi, l'abbiamo detto poc'anzi. E nel primissimo momento in cui lui, lui pensate nominato imperatore lontano da Roma, non succedeva mai all'epoca, e invece questo è un inizio, una novità, lui quasi non accetta l'incarico se non dicendo io voglio continuare a fare il mio come eh, senatore, ma non, mi, non voglio avere tanta magnificenza. E invece poi il Senato gli va a ufficializzare l'incarico, passatemi il termine, lo acclama imperatore e conia una moneta con l'indicazione più bella che un imperatore può meritare, S -s 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 SPQR, Senato Popolosco Romano, Obcive e salvato, servitore del popolo. Perché questo non era un tributo, ma era un augurio che vogliono dare al buon governo di Galba. Ennesima delusione, Galba fu assassinato, e il percorso continua, e le sue monete sono diventate oggetti di grande rarità. Allora l'unica spiegazione, ma adesso poi non, non mi voglio convincere, ma è che non ci siano l'ascolto gli attenti collezionisti, quelli che non fanno mai mancare la loro telefonata quando ci sono le rarità. Mai, mai, il messaggino, la telefonata, mettimela da parte e la voglio vedere. I due, l'accoppiata Galba e Leogabalo, subito. Eh? Non dopo l'estate. Sono adesso. Sesterzo di Galba, denaro di galba con l'imperatore, il sesterzo della nomina. Ma che cos'altro devo dirvi? Vi devo convincere? L'ho detto prima, lo ripeto, io non sono qui a convincere, io faccio il consulente numismatico. Se mi permetto di insistere, e chi mi conosce lo sa, lo sa perché l'ha vissuto sulla propria pelle. Quando ha ascoltato il buon consiglio mi ha sempre ringraziato. Ma non perché faccio il benefattore, signore, io faccio lavoro. Lavoro per la Bolaffi e quindi lavorando per la Bolaffi è chiaro che devo, devo presentarvi le monete, ma io poi lavoro con voi e faccio i percorsi con voi e allora so quando poi diventa l'ostacolo difficilmente superabile. Qui lo abbiamo immediatamente superato con un'accoppiata meravigliosa. Okay. Eh, Galba. Il telefono squilla, sento che ci state girando intorno, ma aspetta, andiamo a vederle ancora queste monete. E poi Elio Gabalo, e poi Elio l'altro sesterzio meraviglioso, un sesterzio dell'imperatore che fu di nuovo una, una, dif, una figura difficile. Vedete queste monete, adesso vi spiego un'altra cosa. Perché noi arriviamo a presentarvi questi quattro imperatori dopo 12 anni di lavoro? Il, catalogo, eh, scusate, il, il, il lavoro nasce dal fatto che parliamo sempre su rarità superiori. La difficoltà di reperimento di queste monete ci ha costretto a lavorarci per anni per poter fare una preparazione, conoscere i prezzi, dare delle giuste quotazioni. Allora Elio Gabalo, diamo la quotazione, diamola subito perché, perché si possa assolutamente a 2640 scegliere uno dei sesterzi, le monete di Elio Gabalo e le monete di Galba sono tra le più rare. Chi salutiamo? Saluto degli imperatori, salutiamo il signor Angelo da Mortara. Oh a Mortara, Mortara è una, è una a Mortara, Mortara, provincia di Paria. Mortara, provincia di Pavia, mi vai a vedere quella, visto che è un attento eh, amante, credo, delle monete romane, allora, caro amico di Mortara, in provincia di Pavia, eh, forse non so se hai notato, mi dai quelle immagini di Massimiano Ercole, di quell'argenteo, l'argenteo, quella a fianco, quella dei tetrarchi, bravissimo. Allora, eh, a proposito dei nuovi imperatori, non so se il signor Angelo, nostro già cliente, collezionista, già fa una collezione sua, ehm, a Poco vicino a casa sua, a quel che era Ticinum, la pavia che conosce molto bene, fu coniata una moneta appartenente alla grande coniezione di Massimiano Ercole, imperatore, come lei ben sa e come voi ben sapete, tra il 286 e il 310 d.C. Ecco qua, Ticinum, Mediolanum, i luoghi, le città, manca Augusta Taurinorum su so quella moneta, eh, Torino. Eh, Ticinum, Massimiliano Ercole, Augusto insieme a Diocleziano, Massimiliano Ercole ebbe due regni, pensate addirittura, fu imperatore, poi fu deposto, poi ritornò sul trono e questa moneta che è un argenteo, che per i collezionisti di monete d'argento, quindi per chi ha fatto solo magari la collezione dei denari, scegliere quella galba e questo ma Massimiliano Ercole, qualità 40%, prezzo. Mamma mia, 1600 euro. E poi cognato a Ticinum, Pavia, con i tetrarchi sul rovescio. E lo lasciamo passare, e lo lasciamo andare. E facciamo finta di niente. E lasciatelo sempre agli altri. Scegliete poi, fate, prendete la seconda scelta. E quando vai al mercato, alle 10 del mattino, c'è la prima scelta e ti scegli la mela, i pomodori. Una volta almeno era così i pomodori, eh. ah, e poi quando vai alle, alle, a mezzogiorno alle due che stanno chiudendo prendi eh, le cose un po' marcette, eh, sì è vero, dice ma magari te le, le fanno pagare un po' meno, mica sempre, mica sempre, e allora arriva sempre per secondo, arriva sempre per ultimo, lascia stare Massimiliano Ercole, Va, lascia stare, non le abbiamo ancora fatte vedere, perché dice vabbè ma vorrei iniziare con una moneta nuova, il follis di Massimiliano Ercole, quella moneta che c'è a fianco, non ho il monitor acceso lì, quindi non la vedo, quindi devi farlo da solo, ma se non, se non la trovi te la indico. Quella più grande, <ride> ormai Federico, è grande se ce la lascia fare a me. Allora, Massimiliano Ercole ha monetato monete, ovviamente, in argento, ha monetato monete in oro, ma anche dei follis in bronzo. E questo è sempre di Massimiliano Ercole, a coniazione... 298-299 d.C., un bellissimo bronzo al 360 euro di richiesta. Allora, qui davvero è una... non voglio usare una parola troppo forte, ma è... cioè se non c'è un amico, un'amica, una collezionista, un collezionista, siete, siete in tanti, veramente i nostri clienti che collezionano monete romane sono centinaia, eh? che non sa scegliere tanto, dice, ma tanto poi posso dire una cosa commerci commerciale tanto poi le compri se vuoi fare, portare avanti la collezione e poi ti devi accontentare e poi devi aspettare 360 euro sapete cos'è un Follis? è una moneta che è in bronzo argentato, vedete che ha questo colore argentato, questa tra l'altro è una, una moneta che si è conservata straordinariamente un Follis di Massimiano Ercole, da solo non valeva, come non aveva potere d'acquisto, e allora veniva utilizzato in quantità, vale a dire, un gruppo di queste monete, circa una trentina, inserite in un sacchettino di pelle, avevano valore di spesa. Allora quanto costa questa, questa, questa partita di grano? Un, due, fo, due follis, ma non riferendosi a una moneta, ma a un sacchetto. La moneta prende proprio il nome dal contenitore Follis, era il sacchetto in pelle animale che utilizzavano per contenere queste monete. L'immagine di questo Massimiano spettacolare, la richiesta che vi posso dire, davvero? Ma dice Lorenzo, ma alla fine di tutti questi discorsi hai parlato di collezione, ma io non sono un collezionista, hai parlato di clienti, ma io non sono un cliente. Ma che importa? Regalati una moneta antica. Non ce l'hai quel gusto, quella capacità di godere della bellezza della storia? La storia, signori, passa di moda secondo voi, io non credo. Allora guarda, voglio fare una piccola provocazione a signor Marcello, guarda adesso faccio una... mi perdoni signor Marcello, ma eh, abbiamo condiviso insieme eh, l'altro giorno, martedì, una idea di collezione di denari romani. Quel bel cofanetto che sta portando avanti. Io arrivo a un quarto d'ora alla fine della trasmissione, non l'ho ancora fatto vedere. Il denaro di Augusto. Dov'è? Il denaro di Augusto. Allora, il, la collezione delle monete romane si va a sviluppare su tre metalli come linea condo, di condotta. Il bronzo, lo ricalco, l'argento e l'oro. Eh, la collezione degli argenti, la collezione dei denari è una selezione di monete, è una collezione nella collezione, se vogliamo. E quindi inizia con una numero uno. Abbiamo addirittura un cofanetto proprio per chi volesse fare solo una selezione di monete d'argento. Se c'è una numero 1 e non è una numero 1 casuale, c'è la, la moneta di Augusto, il primo imperatore. E Infatti, questo cofanetto comincia proprio con la moneta di Augusto. Allora, io eh, in tutta coscienza e professionalità non posso dire che i denari di Augusto eh, non c'è stata la possibilità di valutarli, ma voi in tutta coscienza, in tutta onestà, dovete dirmi quando. Quando e quante volte avete avuto la fortuna di vedere un denaro di Augusto oggettivamente, qui non c'è nessun giudizio personale, così bello, così moderno. Sembra una, un, un cantante moderno questo qua, Cristina. Guarda che, 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 che meraviglia questo, questo Augusto. Un rocker con questo capello mosso dal, dal vento questi, questo, questo il primo imperatore, questo Cesare Augusto in una rappresentazione del 19 avanti Cristo ma sapete perché è così diverso da tutti gli Augusto che avete visto? perché non è stata coniata a Roma questa moneta è stata coniata nella colonia Patrizia di Cordova in Spagna eh? nel 19 avanti Cristo e ci riporta la testa dell'imperatore. Nelle colonie la nascita di questa nuova figura dell'imperatore era molto apprezzata, perché a Roma era un po' inviso dal senato. Nelle colonie finalmente si diceva qualcuno che potrà pensare bene anche a noi, alle nostre esigenze, un uomo. Allora ecco che le monete coniate nelle colonie sono tra le più belle, sono tra le più ricercate. E allora qui non si paga un centesimo in più la bellezza di quel diritto e la rarità, io vi posso dire la verità, non l'avevo mai visto. Il, e sono due settimane che vi porto denari di Augusto speciali, perché arrivano da una grande collezione, e qui chi ce l'ha un denaro di Augusto, e anzi, i denari di Augusto si collezionano come multipli, con tutti i rovesci, io non sto neanche a commentarla, la, la potenza e la prepotenza di questo rovescio. Ma che cos'è? È bellissimo, ma me lo compro io questa moneta. Potessi la comprare io non posso. Hai ragione, non posso. Sarebbe conflitto di interesse. SPQR lo vedete da sinistra in alto SPQR. Adesso, adesso io smetto di parlare, prendo il telefono e vi chiamo io, eh, vi chiamo io. Perché non ci credo? Perché la richiesta, dice: Va bene, Lenz, ma quanto costa? Questo costerà l'impossibile. Ma vi lo pagherete l'impossibile? Perché arriveremo a valorizzare le monete con un rovesci così incredibili. Oggi invece a ah, 1680, perché al 40% come qualunque altro denaro di Augusto al 40%. E allora io davvero sarei felice che chi non ce l'ha, ho fatto un nome, mi perdoni, non volevo essere un impegno, ma io non l'ho mai visto, non l'ho mai catalogato, con questo scudo eh, sul rovescio, queste insegne militari, la scritta SPQR su un denaro, ma dove l'abbiamo mai vista? A 1680, qua Federico, qua sugli, sugli argenti, guarda qua, a e Lucio, e poi Caio Cesare, il Tempio, il Toro in carica, tutte belle, lo scudo, l'Arco di trionfo, e poi questa, SPQR. Con le insegne militari, quell'aquila legionaria che, che era l'aquila che tutte le legioni avevano e che difendevano fino alla fine, uh, se ti rubavano lo stendardo, l'aquila legionaria era disonore. Io voglio, pretendo la chiamata perché davvero una moneta di questo tipo, guardate a sinistra il, lo stendardo con l'aquila legionaria e a destra l'insegna militare. E poi Receptis, CL.5 per la quinta volta sullo scudo. Ma io, sapete perché non chiamate? Perché ho sbagliato. Dovevo dire un'altra cosa, dovevo dire. Allora, è, è successa una cosa straordinaria: abbiamo trovato un denaro di Augusto straordinario, un denaro che effettivamente io sono andato a cercarmelo sui siti dei musei, non c'era da nessuna parte. Eh, vista la grande rarità e la grande qualità. Non possiamo venderlo a 1680 euro e quindi la richiesta sarà di 3500 euro. Il telefono esplodeva. Perché? Eh, che lo devo avere, è impossibile, devo essere il primo. Poi, invece, e questo è nero su bianco: questo è la, il programma Polafi. Polafi non è che inventa al mattino i prezzi perché io vado in una trasmissione e possa fare i, così, i giochi di prestigio. No, c'è un catalogo. C'è la capacità e l'abilità dell'ufficio acquisti di girare il mondo per voi e selezionare. Allora noi sapete perché abbiamo un denaro di Augusto così bello? Sapete perché la settimana scorsa vi ho mostrato un altro denaro di Augusto, devo dire altrettanto importante, con l'Apollo Citaredo, ma forse di qualità un po' meno bella, per centratura, chi se lo ricorda? Eh, perché noi abbiamo comprato una collezione enorme per poter avere la. Possibilità di offrirla a questo prezzo perché questa moneta da sola in un'asta, questa moneta da sola da un privato che ce la porta, non bastano, non, noi non possiamo comprarla a 1600 euro per venderla a 1680 ovviamente. E allora dobbiamo veramente fare delle economie enormi. Bravo, questo è il sito del British Museum e andatevelo a visitare, andate a cercare un denaro di Augusto, visualizzatelo. Cercatelo, trovatelo. Ditemi se ne trovate uno così bello, così raro, così ben conservato, con quelle insegne militari. E allora io davvero vorrei, ma davvero vorrei, per, per poterlo poi prendere quasi così, dicendo: Hai visto cosa ti sei perso? Mi piacerebbe proprio la conferma di chi non ce l'ha, non di chi ne ha già uno, due o tre, dice magari: Vabbè, Lorenzo, però. Io non è che posso prenderli tutti, va bene. Se chi non vuole specializzare ci mancherebbe, abbiamo tante possibilità. Scegli il galba che non hai, ma chi non ce l'ha, signor Marcello, in un progetto di monete romane d'argento e lo prenderà un denaro di Augusto, ma non lo, non lo prenderà mai, mai così bello. Io davvero, poi io so che è sempre in mezzo ci sono dei quattrini. L'importante è sempre trovare la quadra. I progetti sono molti, ho appena scelto altre cose, ma faccio uno sforzo, eh, mi per, perdonatemi se faccio una dedica diretta, ma non, ma non, si, può, non si può mollare un, un denaro di Augusto, questo denaro di Augusto, se ne può mollare un altro, si può rimandare qualcos'altro. Eh no, non si può, non si può, non si può. È una, è una moneta che parla, parla una lingua, la lingua... una lingua... Una lingua sua e quindi eh, io, io devo, devo assolutamente consigliarlo Il denaro di Augusto. Il denaro di Augusto. Il denaro, di Il denaro di Augusto. Questo lo, lo voglio proprio. Le sue altre lo voglio proprio mostrare. grazie e Buonasera, buongiorno. Eh, mi sono portato avanti perché ho sentito la telefonata. Sorridevo sapendo che stava sorridendo dall'altra parte. Eh, signor Marcello, davvero, complimenti. No, ma non, guardi, non si, è, non si è fatto violenza. Ha fatto veramente una scelta non giusta, giustissima. E alle 8 10 alle 19.50, eh, io, eh, di, il signor Marcello, che ho chiamato all'appello, uso scusi ancora il suo nome per dire che lui è un collezionista, è uno che ha saputo... Vedete, è che io ho incontrato martedì, oggi è venerdì, e abbiamo fatto un discorso, se mi sono permesso, è proprio perché ho pensato alla sua raccolta e a quello che è il suo progetto. E allora si può rimandare un settimio severo, si può rimandare un altro tipo di denaro, ma l'Augusto così bello. E non si può rimandare, qui vorrei fare tanti altri nomi, ma come sono tanti, poi rischierei di dimenticarne qualcuno che si sarebbe offeso. Io... Questi ultimi dieci minuti, mi perdonino gli altri. Poi abbiamo i Romanov disponibili, abbiamo le banconote ancora disponibili, abbiamo quei bellissimi aurei di Carlo Felice, il 40 e l'80. dai quelle due, dammeli ancora un attimo. E poi la trasmissione la chiuso su quelle nuove monete romane perché ci tengo che, eh, di poter andare a cena dicendo: Ho fatto bene a portarle venerdì, perché venerdì c'è il pubblico giusto. E queste due monete non sono da meno, sono un 40 lire di Carlo Felice in qualità 50%, il primo 40 lire che ha circolato e anche l'unico sul regno di Sardegna, perché poi prima non è stato fatto da Vittorio Emanuele I. Carlo Alberto lo fonde e lo sostituisce col 50 lire, quindi è una grande rarità. 3.715 euro qualità 50%. 50. 50% con qualità media che quando sono il 30 siamo felici. E infatti è un'opera d'arte. Poi vedete, 50%, qualcuno se potrà sembrare poco, dice, beh, 100% è tanto. Signori, la qualità è rapportata allo, alla, all al tempo. Quindi 50% per una moneta che Fior di Conio per noi è un 60, un 70, massimo 70. Quindi questa è una moneta in tons, 3.715. E l'80 lire, è eh, il grande 80 lire, al 45%, quindi de dettagli da perito, è una coppiata meravigliosa, e eh, eh, ne conosco tanti io che hanno preso il Marengo di Carlo Felice, perché non farla completare? Questa è una bella raccolta che si completa, si inizia e si finisce in un batter d'occhio, perché 40, 20, 40 e 80 lire. L'80 lire, il lotto numero 18 a 3700. 45 euro, 3745 euro. Ancora un attimo, sai cosa però, che, eh, 5 minuti, mi dai ancora un flash su quel zecchino, io lo, lo adoro, quello zecchino di Benedetto XIV, ha un prezzo davvero facile, 1300 euro per una moneta molto difficile da trovarsi, soprattutto bella, lo zecchino è molto sottile. Eh, lo zecchino è molto sottile, quindi uno zecchino eh, nel tempo furono anche piegati per verificarne la duttilità e di conseguenza l'autenticità. Un vecchio sistema, eh anche sì, dico, anche il mosso per, per i denti per assaggiarlo. Guarda che bello, con le chiavi delle lo stemma di Benedetto XIV e poi la colomba, che è l'immagine radiata, l'immagine dello Spirito Santo. A 1300 euro. Con poi sul diritto, l'immagine li, li, personificata della Chiesa sulle nuvole con l'indicazione, vedete la leggenda, Benedetto XIV, 1744. La richiesta, il lotto, lo ricordo, è il numero 26, 1300 euro. il Romano fa ancora col cofanetto in omaggio per chi ha già comprato le monete d'oro, eh, per chi vuol fare la collezione i 10 e il 50 copechi a 135 euro, le due monete d'argento e in omaggio quel bellissimo cofanetto personalizzato che vedete addirittura, ho fatto lo sbaglio di non fare una ripresa chiuso, sul fronte della, del cofanetto c'è la scritta, la firma autografa di Romanov si è rigrafata sulla scatola, bellissima, vi chiediamo 100 35 euro per due monete d'argento autentiche, il 10 e 50 copechi e in omaggio vi diamo il cofanetto. I tanti di voi che hanno già scelto le monete d'oro, diventano una bellissima cornice quella della, della moneta d'argento. Evidentemente anche qui, giustamente, non tutti sono all'ascolto, ma queste avremo modo di vederle anche nelle prossime trasmissioni. Quanto manca? 4, 3 minuti, pochissimo. Eh, 3 minuti, allora 3 minuti, io li voglio finire con in mano... Tutta la vita perché poi eh, quando mi ricapita il sesterzo di Galba e il, il sesterzo di Edo Gabalo e urlare solo: dove siete? Dove siete? Buonasera. Eh? Io tra tre minuti, oh, anch'io anch devo cenare. Anch'io devo cenare. E quindi alle 8 bisogna chiudere, abbiamo fatto una maratona con Alessandro di 5 ore, ma un sesterzo di Elio Gabalo è novità assoluta nel, nei pochissimi mesi di vita, eccolo qua alla destra del vostro teleschermo. Eh, scusate di Galba, è quello di Elio Gabalo. 2640 Elio Gabalo e 4.235 per Galba. Galba, l'imperatore che successivo, successore a Nerone, rientra a Roma in tutta fretta, Elio Gabalo, un, il siriano, cultore del sole, è El Jebal, e li lasciamo andare, e facciamo finta, e che, che vadano nei nostri punti vendita, noi li vendiamo lo stesso, eh. poi sono le novità. Eh, io mi permetto alle volte anche un po' di scherzare perché so che ci sono tanti amici all'ascolto però io sono felice quando le novità raggiungono le grandi collezioni poi le novità e le grandi qualità poso questa eh, perché vorrei anche farvi vedere rivedere il rovescio di questo galba SPQR Senato Populare Romano obciva e Servato servitore del popolo, sette mesi e questa che fu un augurio, fu disatteso. E anche Galba passò a miglior vita in maniera violenta. I se stessi di Galba sono merce rarissima 4 2, 35. Dai, in chiusura, fatemi un, una bella sorpresa. Un gentile amico, un gentile collezionista sappia raccogliere l'invito della grande rarità. Chi colleziona? C'è qualcuno che ha detto: io collezionerò. 4, 5, 6 stessi ma quelli potenti eh. hai preso Tiberio hai preso Augusto hai preso Caligola signori io vi devo salutare vi ringrazio vi do appuntamento con Elena a lunedì 25 aprile quindi riposatevi, rilassatevi ma alle 9 vi voglio qua per la grande serata del Marengo buonanotte, buon weekend, buon 25 aprile È lunedì ci vediamo